Come di consueto, colgo l'occasione per ringraziare moltissimo i relatori di oggi che dedicano il loro sabato mattina, non solo, ma anche il tempo per preparare questa presentazione, che è estremamente, beh, adesso poi dopo parlerai tu, non voglio aggiungere molto, ma prima che Enrico noi ci separassimo le competenze, tu sull'ostetricia e sulla ginecologia, tu come sai la macrosomia è uno dei miei cavalli di battaglia e quindi alla fine delle presentazioni certamente avrò il piacere di partecipare e interagire con tutti voi. Non voglio più prendere altro tempo e quindi Enrico lascia a te la presentazione dell'incontro di oggi. Allora, appunto, l'incontro di oggi è dedicato a questo tema di particolare rilevanza, perché da una parte sappiamo che i neonati che stanno meglio sia nell'epoca neonatale sia nello sviluppo pediatrico e nella vita adulta sono i neonati che sono intorno all'80esimo percentile, 85esimo percentile. Dall'altra parte questo può comportare, se non colto in maniera integrata la dimensione del feto e le caratteristiche della madre può comportare al contrario distocie e complessità al parto. Quindi è un tema rilevante, è un tema molto importante per la salute dei nostri bambini e delle nostre donne, perché naturalmente uno dei problemi che si può associare alla macrosomia sono le disfunzioni del pavimento pelvico, e quindi anche questo entra negli elementi che devono essere, come dire, correlati alla diagnosi e alla modalità del parto, che vedremo poi nelle relazioni finali. Quindi anch'io lascio subito la parola al professor Mecacci, che è il direttore della unità di medicina materno-fetale dell'azienda ospedaliera Careggi di Firenze, un caro amico come tutti gli altri, e quindi ti lascio subito la parola. Ecco, ho condiviso, mi vedete con le diapositive? Sì, le vediamo. Perfetto, quindi innanzitutto appunto ringrazio il professor Vercellini e il professor Ferrazzi di avermi invitato a questa mattinata veramente interessante e a me il compito un po' di introdurre questo argomento della macrosomia. E come non introdurre questo argomento ricordando uno dei più famosi macrosomi della storia recente, che era Primo Carnera. Appunto, tutti voi lo ricordate, era un famoso pugile degli anni 30 e la sua mamma, Giovanna Mazziol, proprio in questo periodo, in ottobre, 116 anni fa, partorì questo bambino che pesava sicuramente, dicono, sopra 7 kg. Quindi poi si scoprì dopo che aveva anche un problema di acromegalia nella sua vita, però comunque sicuramente uno dei più famosi macrosomi della storia recente. Come si definisce una macrosomia? Vedete, questo è l'ultimo bollettino dell'American College, che fa una distinzione fra una definizione che è statica, e cioè si basa sul peso alla nascita, punto e basta, e quindi utilizza due criteri, quello dei 4 kg o dei 4,5 kg per definire una macrosomia, oppure c'è una definizione più dinamica, basata sull'epoca gestazionale, quindi il famoso Large Gestational Age, anche qui utilizzando tre criteri di soglia, cioè novantesimo centile, novantacinquesimo o novantasettesimo. È chiaro che nel momento in cui noi utilizziamo per definizione il concetto di large, dobbiamo fare riferimento a delle curve di accrescimento fetale. E qui nasce il problema, perché per esempio se voi vedete queste tre curve che sono quelle più utilizzate, la WHO, l'Intergrowth o la National Institute of Child Health and Disease, sono curve diverse che utilizzano appunto calcoli diversi, la prima e la terza simili, sicuramente diverse nell'intergrowth, ma appunto così anche la prima e la terza tendono conto, personalizzano in base all'etnia e alla razza, cosa appunto che non fa l'intergrowth. Per cui noi ci potremmo trovare di fronte al fatto che se a 40 settimane si valuta appunto un percentile, se usiamo l'intergrowth, un 3,8 kg può essere considerato un novantesimo percentile, mentre utilizzando altre curve vedete che il novantesimo percentile è ben altro. Peraltro la National Institute of Child Health and Disease poi lo suddivise a secondo appunto dell'etnia di queste donne, quindi la cosa diventa più complessa. Quindi quando noi utilizziamo il concetto di peso fetale stimato, dobbiamo il percentile di questo, dobbiamo sempre specificare quale tipo di curva utilizziamo, e sarebbe meglio poi
utilizzare sempre la stessa curva, le stesse curve di crescita nella valutazione dei vari che si hanno durante la gravidanza. Ci sono stati, vedete, due lavori, uno della scuola Parmense, appunto, di Dell'Aste, e una nostra di Firenze, che hanno poi cercato di comparare diverse curve per capire quale performano meglio riguardo all'outcome neonatale. Quello studio, appunto, di Parma confronta la WHO nei confronti di curve personalizzate e non trova particolari differenze nel individuare un outcome avverso. Noi invece abbiamo comparato la Intergrowth con le curve customizzate di Gardosi e anche qui non abbiamo trovato particolari differenze se non una miglior performance delle curve di Gardosi nell'individuare un maggior rischio di taglio cesareo in fase di travaglio. Comunque sia, riguardo praticamente al concetto di large e della normale accrescimento fetale, il concetto di large è molto simile per certi aspetti al concetto di SGA, dove all'interno dello SGA noi abbiamo bambini che fisiologicamente sono piccoli, quindi perfettamente sani, e poi abbiamo una porzione di bambini piccoli, ma che sono restrizioni di crescita, per cui non hanno raggiunto il loro potenziale di crescita. Alla stessa maniera, nei large, noi abbiamo dei grossi, ma che sono costituzionalmente grandi, e quindi tutto sommato fisiologici, a dei bambini grandi che sono diventati grandi per accelerazione di crescita dovuto a un problema di smetabolismo. Da un punto di vista epidemiologico, vedete, i dati sulla sinistra sono praticamente quelli americani, appunto tra l'incidenza di un macrosoma, cioè tra 4 kg e 4 kg e mezzo nella popolazione generale dell'8%, e chiaramente raddoppia quando abbiamo dismetabolismo, e sopra i 4 kg e mezzo è dell'1.1%, nella popolazione dismetabolica 6%, e se si va a vedere la percentuale sopra i 5 kg dello 0,1%. Ho messo qui in confronto i dati della Toscana che sono stati riportati appunto dalla nostra agenzia del 2019. Voi vedete appunto come l'incidenza della macrosomia nella popolazione è del 6,1%, nel sovrappeso 7%, nell'obese 7,6%. Ma come diceva prima Enrico Ferrazzi, qual è la crescita fetale ottimale? Non si sente? Pronto? Si sente. Mi sentite? Si sente bene. Ah, okay. Qual è la crescita fetale ottimale? Nel questo concetto è molto importante il concetto della evoluzione della specie umana, nel senso che praticamente passando nella nostra evoluzione da quadrupedi a bipedi ci sono state due importanti modificazioni. La prima è quello dell'aumento dell'encefalo e quindi la modificazione del cranio stesso, e dall'altro il fatto che nel passare da quadrupedi a bipedi e quindi alla stazione è cambiata la funzione del pavimento pelvico. Non è più utile soltanto al movimento della coda o degli sfinteri, ma nell'uomo eretto praticamente è importante per la statica pelvica. Quindi, avendo questo tipo di obiettivo, anche l'outlet pelvico si è ridotto nel tempo, è più stretto e chiaramente la muscolatura ha una funzione diversa. Quindi questo comporta che nella specie umana il rapporto fra il cranio e la pelvi siano molto ristretti. Quindi quando noi andiamo a vedere in questo famoso lavoro di Visser qual è il percentile migliore dell'accrescimento fetale, cioè che si associa a un minor rischio di morbilità e mortalità, si va a vedere che è proprio fra l'80 e l'85esimo percentile. Però in questo concetto appunto dell'evoluzione della specie umana, in pratica c'è un'azione materna, un effetto materno molto importante, come dice qua, di costrizione un po' nella fase finale della gravidanza della crescita fetale al fine di favorire il parto vaginale, per cui alla fine i percentili migliori vanno da 50 80, all'80esimo percentile. Anche noi quando abbiamo pubblicato questo lavoro sugli stillbirth, dove abbiamo valutato
300 casi di Stilbert dopo la 37esima settimana, nella curva di distribuzione dei percentili utilizzando le curve di Gardosi, avevamo visto che i percentili con più basso rischio di mortalità erano quelli che andavano proprio tra il 50 e l'80esimo percentile. E la stessa cosa in questo studio di popolazione americana, dove appunto si vede come il rischio di mortalità antepartum è basso tra l'80 e il 90esimo percentile, poi va a aumentare, e la stessa cosa per la mortalità appunto relativa al parto. Ora, come mai tende poi a aumentare sopra il 90esimo percentile? Perché in questa porzione di large, di grossi, bambini grossi, c'è una porzione dovuta a un patologico large, cioè dovuto a un accrescimento appunto fetale eccessivo per dismetabolismo. E infatti, se noi facciamo una specie di piramide di rischio del riguardo al macrosoma, voi vedete che dai 4 kg ai 4 kg e mezzo tutto sommato sono possibili delle complicanze, ma si rientra ancora in uno stato abbastanza di ridotto rischio. Ma sopra i 4 kg e mezzo, andando verso 5 kg, aumenta il rischio perinatale fino ad arrivare anche a un aumentato rischio di mortalità. Inoltre va ricordato anche quanto sia importante l'epoca gestazionale, in quanto che l'incidenza, vedete, di una macrosomia considerando sopra 4 kg e mezzo, tra 39 e 40 di 1,5%. Perfetto, grazie. E praticamente si raddoppia quando siamo oltre la 41esima settimana, che va intorno al 2,9%. Questo concetto dell'aumentato rischio sopra il 90esimo percentile ci porta a ragionare su un particolare fattore di rischio, che è quello appunto del dismetabolismo, e cioè in particolare il problema dell'iperglicemia, dell'obesità, dell'eccessivo aumento ponderale e nello stesso tempo dell'età materna avanzata. Vediamo quindi di affrontare questo punto. In pratica, se noi prendiamo questo studio di popolazione svedese fatto appunto dal 92 al 2001, loro hanno dimostrato che in questo periodo già c'era stato un incremento della percentuale dei large del 23% in 10 anni. E loro appunto nella discussione sottolineano l'importanza dell'aumento delle gestanti sovrappeso e obese, dell'aumento dell'età materna al momento della gravidanza e del diabete, e una riduzione anche dell'abitudine tabagica in queste donne. In effetti, se noi prendiamo i dati della Toscana ancora, voi vedete come negli ultimi 10 anni c'è stato un incremento del 24% delle donne che iniziano la loro gravidanza in condizioni di sovrappeso e obesità. E quindi siamo, lo sappiamo tutti, di fronte a uno stato di quasi pandemia dell'obesità, perché praticamente una donna, specialmente nei paesi sviluppati, una donna su 10 è obesa e una donna su 4 è sovrappeso. L'altro punto è l'età materna, cioè con l'aumentare dell'età materna, quindi cosa abbiamo? Abbiamo un aumento del sovrappeso, ma non solo. Sopra i 40 anni c'è un incremento del diabete gestazionale del 70%, quindi abbiamo un aumentato rischio di uno stato di iperglicemia durante la gravidanza. In un momento storico dove appunto voi potete vedere, questi sono gli ultimi dati dell'Atlas, dell'IDF Atlas riguardo al diabete, sono gli ultimi 5 anni, quindi dal 16 al 21, un incremento del 46% a livello mondiale del diabete. E come vedete non c'è solo un aumento dei paesi sviluppati, Stati Uniti oppure Europa, ma un grosso incremento nei paesi a basso income, che tendono ora ad aumentare la percentuale anche loro della popolazione diabetica, quindi è sicuramente una delle malattie croniche più importanti. Frankel, tanti anni fa, 40 anni fa, ci ha insegnato che l'iperglicemia è un vero e proprio tossico nei confronti del feto, e infatti praticamente, a parte la embriopatia diabetica della prima fase della gravidanza, molto importante è questa fetopatia diabetica dovuta a aumento della glicemia nella seconda parte della gravidanza.
E in questa iperinsulinemia fetale, che poi determina la macrosomia, ci sono due concetti importanti che affronteremo, e cioè l'alterata composizione del peso feto e poi neonato, e questo prenatal catch-up group, che è molto importante e che all'estremo della situazione chiaramente può portare anche un aumentato rischio di stillbirth. Riguardo appunto al problema del rapporto con la macrosomia, è chiaro che in un stato di iperglicemia non c'è soltanto un aumento del glucosio, ma anche dei lipidi e aminoacidi che passano a livello fetale, determinano un'iperinsulinemia fetale con un uptake dei substrati fetali e quindi praticamente una macrosomia specialmente dovuta a un aumento della massa grassa. Questa situazione chiaramente comporta un aumento del consumo di ossigeno e siccome siamo di fronte a una paziente ad alto grado di infiammazione, tutto questo può portare a un danno placentare spesso tardivo che praticamente squilibra da una parte l'apporto di ossigeno nei confronti di un bambino che richiede di suo più ossigeno e quindi questo squilibrio fra quantità di ossigeno che arriva e richiesta di ossigeno di questo bambino, questo può creare uno stato ipossico di acidosi e quindi una stillbirth. Catalano ci ha insegnato che nel diabete gestazionale, ma specialmente nel diabete gestazionale associato all'obesità, il rischio di avere un large è molto più elevato. Vedete, nell'abbinamento obesità-diabete il rischio lo dice 3.62. Ma non solo questo ci ha sottolineato, ma ci ha sottolineato anche che questi bambini hanno un'eccessiva massa grassa. Più del 90%, vedete, della massa grassa le troviamo proprio quando c'è un'associazione obesità-diabete, 3.69 di Aldrich. E questa massa grassa tende a concentrarsi a livello del tronco, per cui si va verso una sproporzione nella composizione del corpo appunto fetale, tanto è vero che in questo appunto bel lavoro di Amud appunto del 2012 fa vedere come in questo rapporto tra testa e tronco si va verso una sproporzione che è molto evidente nei bambini figli di diabete tipo 1, un po' meno in quelli di madre con diabete tipo 2, ancora un po' meno in diabete stazionale. Ma la cosa importante che fa vedere è che mano a mano che si allunga la gravidanza, quindi col protrarsi della gravidanza, questa sproporzione tende ad aumentare e ci darà poi problemi, perché appunto, come ho visto, ne parleranno anche dopo i miei altri relatori che parlano stamattina, c'è un aumentato rischio di distocere spalle nel figlio di madre appunto con dismetabolismo rispetto praticamente al grosso costituzionale, quindi a parità di fascia di peso un aumentato rischio di distocere di spalle in quelli che hanno un dismetabolismo. L'altro concetto che appunto volevo sottolineare appunto in questi stati di dismetabolismo è il prenatal catch-up growth. Sono quei bambini che sono di crescita, diciamo così, regolare nella seconda parte della gravidanza, anzi forse un pochino più ridotta intorno alla ventesima settimana e che poi fanno un'enorme accelerazione di crescita nel terzo trimestre. Quindi questa aumentata velocità di crescita nel terzo trimestre si associa a un dismetabolismo tardivo nella donna e si associa a un outcome neonatale sfavorevole. In questo lavoro, appunto, Buon Marito dimostra come questo tipo di bambini ha un aumentato rischio di andare in NICU e i quattro motivi principali per i quali questi bambini vanno in NICU sono, vedete, il distress respiratorio, la tachipnea, l'ipoglicemia o l'aspirazione di meconio. Non è solo un problema però di iperglicemia. Noi ci possiamo ritrovare a un aumentato rischio di un macrosoma dovuto a un problema sempre metabolico in tutte quelle donne che hanno praticamente uno stato di sindrome metabolica con insulino resistenza e sovrappeso. Infatti in queste donne noi abbiamo uno stato di infiammazione cronica latente, basso grado, uno stato di iperinsulinemia e la gravidanza è caratterizzata da aumento di infiammazione e stress metabolico. Se queste donne vanno incontro a un eccessivo incremento ponderale, è chiaro che si amplifica ancora di più lo stato infiammatorio
ed è chiaro che si va verso un dismetabolismo tardivo che aumenta il rischio di large, di macrosomia fetale, ma questo poi comporterà anche un aumento dell'obesità in età adolescenziale. E questo mi apre l'argomento dell'aumento di peso durante la gravidanza. Noi tutti sappiamo dell'esistenza di questi fattori criteri dell'IOM e appunto vedete nell'obesità l'aumento ponderale consigliato dovrebbe essere tra i 5 kg e i 9 kg. Ma se voi guardate questo lavoro portato dai tedeschi all'ultimo congresso del DPSG a Graz nel 2019, il penultimo prima della pandemia del Covid, fatto su 18.000 gravidanze, voi vedete che se nella donna obesa l'aumento ponderale che è solo sotto, insomma, fino a 5 kg, e questa colonnina verde che sto indicando, la percentuale di large è del 12% e la percentuale di SGA è del 10%. Quando noi aumentiamo l'aumento ponderale in queste donne obese, voi vedete come aumenta la percentuale di large e si riduce la percentuale di SGA. Quindi sotto 5 kg tutto sommato abbiamo una buona percentuale di SGA e una buona percentuale di large. E della stessa maniera praticamente è stato praticamente dimostrato che in pratica nella obesa con diabete gestazionale un aumento di peso sotto 5 kg si associa a una riduzione della macrosomia e disordini ipertensivi. Quindi, per concludere questo argomento, voi vedete questa meta-analisi pubblicata quest'anno che ha dimostrato come stare sotto i criteri dell'IOM nelle pazienti sovrappeso o obese comporta un miglior outcome nel senso di un più bassa percentuale di large, una più bassa incidenza di preeclampsia e di tali cesari. Questo non comporta questo basso aumento di peso non comporta un'aumentata morbilità neonatale e non comporta un aumento della percentuale di small for gestational age. Quindi l'importante è far capire però a queste donne che la modificazione del lifestyle deve essere prima della gravidanza e fin dalle prime settimane di gravidanza, cioè entro la 15ª settimana di gravidanza, perché dopo l'effetto è molto sfumato. Perché questo? Questo ce l'ha sottolineato molto bene Catalano in questo lavoro del 2018, dove ha dimostrato che se una donna entra in gravidanza in uno stato di eccessiva nutrizione, questo comporta chiaramente iniziare la gravidanza con uno stato di infiammazione cronica latente, con alti livelli di insulina, e questo fa un effetto di imprinting della placenta che si sta formando, determinando delle modificazioni epigenetiche a livello placentare che poi determinano anche una modificazione della funzione. Infatti noi sappiamo che la placenta ha un ruolo importante, critico, sul passaggio di nutrienti al feto, risente di stati di overnutrition materno come di stati di undernutrition, oltre che al chiaramente ridotta perfusione utero-placentare, e in pratica sappiamo che a livello della placenta ci sono tutta una serie di trasportatori molto importanti che sono i GLUT per quanto riguarda i glicidi, per il sistema A per gli aminoacidi o il FATP per i lipidi, e questa famiglia di trasportatori è in pratica regolata da questo mTOR, che è una proteina chinasi che è un vero e proprio sensore di nutrienti. In pratica questa proteina è in grado appunto di modificare l'attività di questi trasportatori, controlla l'accrescimento cellulare, la proliferazione cellulare e il metabolismo, quindi alla fine del feto stesso. Questa proteina è upregolata quando noi abbiamo fin dalle prime settimane di gravidanza un eccesso di glucosio o aminoacidi, quando abbiamo un aumento dell'insulina o della IGF-1 o della leptina, e quindi l'attivazione dell'mTOR è maggiore proprio quando nel primo trimestre ci troviamo di fronte a una donna in uno stato di overnutrition, di obesità. Chiaramente poi è stato dimostrato che questo mTOR invece è down regolato in casi in cui c'è una restrizione della crescita. Quindi in uno stato di overnutrition, dove avremo tutte queste alterazioni ormonali, aumento dell'IGF-1, leptina, insulina e bassa di iponectina, in condizioni di ossigenazione normale,
noi abbiamo appunto un'upregulation dell'mTOR e questo comporta un passaggio di nutrimenti maggiore nei confronti del feto. Per dovere di cronaca, devo dire anche appunto che la macrosomia può essere legata anche a alterazioni genetiche, che sono chiaramente molto rare. La più frequente di tutti è la sindrome di Beckwith-Wiedemann, che vedete associata proprio a polidramnios, macrosomia, placentomegalia, nefromegalia, epotomegalia, difetti della parete addominale o talvolta raramente anche a idrope, però chiaramente le forme genetiche sono veramente molto rare. Quindi concludo con questa diapositiva dicendo che i large non sono tutti uguali. Noi ci possiamo trovare di fronte al large costituzionale, sempre stato grande, non ha accelerazione di crescita nella sua traiettoria, rispetto a un large che è praticamente conseguente di un compenso glicemico non ottimale. Qui avremo i percentili della circonferenza addominale maggiori rispetto a quello di un peso fetale stimato, oppure abbiamo questo concetto del catch-up, prenatal catch-up growth, dove c'è un'accelerazione di crescita dal secondo trimestre in poi legato a un dismetabolismo tardivo della donna. Quindi la mia conclusione è proprio questo, con questa frase di mio marito del 2022 sull'American Journal, cioè è molto più importante la traiettoria globale dell'accrescimento fetale nel darci informazioni riguardo lo stato di salute di questo feto neonato rispetto a utilizzare il peso stimato e basta, oppure il peso alla nascita. E con questo vi ringrazio l'attenzione. Grazie Federico, penso che hai dato una eccellente visione dei problemi metabolici che vanno al di là del puro aspetto dimensionale del feto. Apri un sacco di questioni su come intendiamo noi oggi il dismetabolismo glicidico, il non senso delle curve da carico, la mancata valutazione delle glicemie basali e il fatto che molto spesso noi medici ci gloriamo di fare diagnosi, mentre dovremmo gloriarci di fare prevenzione, no? E questo dovrebbe essere un compito molto più complesso e più difficile che non misurare i tre livelli della curva da carico. E quindi mi fermo qua e penso che tu appunto hai suscitato molti problemi da questo punto di vista, e diamo invece la parola a Tullio Ghi, professore ordinario, direttore della clinica ostetrica e ginecologica di Parma, attivissimo sulla parte ecografica relativa al travaglio al parto e quindi a maggior ragione attivissimo su questo delicato problema di come accogliere il bambino grande a termine. Grazie Tullio. Buongiorno a tutti, ringrazio il professor Ferrazzi e il professor Vercellini per l'invito. Io cercherò di intrattenervi per la prossima mezz'oretta su un tema che negli ultimi tempi ha fortemente interessato il mio gruppo di lavoro, cioè l'utilizzo dell'ecografia per riuscire a identificare prima del parto quei bimbi talmente grandi da avere un travaglio difficile, ostruito, che poi alla fine è quello che ci interessa. Ci diceva molto bene il professor Mecacci che nel corso dei secoli ci siamo complicati la vita, abbiamo dato vita al cosiddetto dilemma ostetrico, cioè il conflitto tra un parto difficile. Noi paghiamo un dazio per aver ovviamente voluto migliorarci nell'evoluzione, ovviamente più che ragionevole, grazie al bipedismo, grazie allo sviluppo della massa cerebrale, encefalizzazione, ma forse verosimilmente anche al tentativo di limitare il rischio di prolasso pelvico e il miglioramento della funzione degli organi genitali, come le ultime visioni lasciano intuire. Ora, il problema del travaglio ostruito, della sproporzione fetopelvica, non è un problema di poco conto. Questa è una figura che viene fuori da un lavoro di revisione dei dati americane di circa una decina d'anni fa, che sostanzialmente fa vedere che globalmente tra quello che chiamiamo il resto del travaglio e i casi di palese macrosomia come causa prima del resto del travaglio condizionano circa un 40% dei tagli cesarei primari che vengono fatti negli Stati Uniti, quindi dati assolutamente consistenti nei paesi occidentali. E il travaglio ostruito e le sue conseguenze cliniche in sala parto non sono da poco conto, perché sono responsabili di una serie di
esiti avversi per la madre e per il feto a breve e a lungo termine, dalla rottura dell'utero a stati di infezione anche severi, coronamioniti e sepsi neonatali, ai problemi di danno anatomo-funzionale del pavimento pelvico, quindi prolassi e incontinenza, oltre al problema ovviamente temutissimo del danno ipossico perinatale. Vi faccio vedere un paio di lavori, a mio avviso interessanti, relativamente alla differenza che fa tra un cesareo che viene fatto durante il travaglio di parto rispetto a un cesareo che viene fatto invece prima del travaglio di parto. Il travaglio è sempre una condizione di scarsa comodità per un ostetrico nel dover decidere di fare un taglio cesareo, perché questo è un lavoro pubblicato sul British Medical Journal da Villar. Villar è uno degli autori del gruppo Intergrowth, che tanto è stato attivo soprattutto negli anni scorsi nella letteratura ostetrica. Vedete sostanzialmente che fare un cesareo in sala parto per una distocia tendenzialmente quasi sempre è responsabile di un aumentato rischio di complicazioni tanto per la madre, dalla morte alla ammissione in terapia intensiva, all'isterectomia, alla necessità di fare antibiotici, eccetera, tanto per, come vedete, dati analoghi sono dati, questo qui è un altro lavoro, che invece dimostra i rischi aumentati di complicazioni tanto per la madre, che vedremo nella tabella successiva, per il feto, sempre legato a tagli cesarei fatti per un probabile obstructed labor o prolonged labor, cioè distocia, rispetto ad altre indicazioni. Vedete, anche qui abbiamo rischi aumentati di complicazioni per la madre, infezioni, emorragie, e rischi aumentati di complicazioni per il feto, per il neonato, mortalità, infezioni. Quindi tendenzialmente i tagli cesarei fatti in travaglio e quelli fatti per travaglio ostruito, distrocia, sproporzione feto pelvica sono in assoluto la cosa che non vorremmo mai avere, non vorremmo mai trovarci di fronte a questa situazione qua. Per questa ragione dovremmo cercare il più possibile di utilizzare il meglio delle conoscenze cliniche e anche della tecnologia che ormai abbiamo a nostra disposizione per riuscire a identificare prima del parto i casi a rischio di sproporzione fetopelvica, sproporzione cefalopelvica. Allora, in linea di massima, noi sappiamo che i fattori del parto determinanti per il buon andamento del parto sono le 3P, in realtà dovrei dire le 4P perché c'è anche un fattore di tipo motivazionale, la psiche, però in linea di massima sono passaggio, passeggero e potere delle contrazioni uterine. Per molti anni la letteratura ostetrica, al fine virtuoso di identificare prima del parto la sproporzione fetopelvica, si è dedicata a provare a riconoscere prima del parto i feti troppo grandi, i feti macrosomi. Quindi in particolare l'impiego dell'ecografia è stato finalizzato all'identificazione dei feti large for gestational age. Tuttavia sappiamo che l'ecografia si è dimostrata piuttosto limitata nell'accuratezza per la capacità di identificare i feti grandi, in particolare presso il termine, un po' perché il feto spesso nella fase finale della gravidanza ha atteggiamenti che lo rendono poco idoneo a farsi misurare adeguatamente nei suoi parametri biometrici. L'ossificazione delle strutture genera delle ombre che non consentono di studiare adeguatamente i margini delle strutture che vogliamo misurare, testa, femore, addome. Il liquido amniotico è di quantità inferiore, anche questo non ci consente di poter misurare al meglio alcune strutture che risultano compresse. Peraltro c'è un problema di formule, le formule che utilizziamo per il calcolo del peso fetale hanno tutte un significativo errore, una significativa differenza rispetto a quello che poi è il reale peso del feto, c'è un errore standard significativo, quindi soprattutto per i feti grandi più il feto ha un peso che supera i 4 kg, più noi ci allontaniamo con le nostre formule dalla capacità di identificare correttamente quello che è il peso fetale stimato e quindi eventualmente il rilievo di un feto macrosoma. Questa, vedete, è sostanzialmente la performance delle varie formule che vengono utilizzate per il calcolo del peso fetale stimato. C'è una variabilità, c'è qualcuna che è un po' meglio dell'altra, ma la formula ideale non esiste. C'è anche da fare un'altra riflessione. Quando noi facciamo la nostra misura del feto prima del termine, tendenzialmente 36-37 settimane, se vogliamo in un ambulatorio di gravidanze a rischio identificare il feto macrosoma, non teniamo conto che la curva di crescita del feto non è una curva lineare, c'è una curva che ha un andamento
variabile, lo faceva vedere bene il professor Mecacci prima, non è tanto il peso misurato in quel momento che conta, ma la traiettoria, che non è sempre facile identificare. Ci sono delle formule che in qualche modo sono state proposte per poter provare a ipotizzare quella che sarà la traiettoria del peso nelle ultime settimane, quindi al momento del parto. C'è la formula di Best utilizzata attraverso il metodo GAP proposto da Mongelli. Tuttavia, anche su questo i dati di accuratezza non sono stati particolarmente confortanti. C'è poi da dire che nel feto grande, oltre alle misure biometriche standard, testa, addome e femore, probabilmente un fattore che conta molto per la stima del peso è quello del grasso sottocutaneo. Quindi c'è stato, soprattutto con l'impiego, con l'introduzione di ecografia tridimensionale, il tentativo di impiegare, per esempio, il volume della coscia del feto, del sottocuteo della coscia del feto, come un elemento da introdurre nelle formule per il calcolo del peso, allo scopo di migliorare la nostra performance nel calcolo nell'identificazione dei feti che potevano essere grandi. Devo dirvi che tutti questi tentativi, sicuramente ammirevoli per il loro obiettivo, hanno dato risultati poco confortanti. Vi faccio vedere un po' dei lavori che il nostro gruppo ha prodotto negli ultimi 5-6 anni. Ecco, uno dei lavori da cui siamo partiti è stato proprio questo: provare a vedere se le formule di ecografia classica, ecografia bidimensionale, le formule ottenute con l'ecografia 3D inserendo il volume della coscia con la proiezione del peso a termine mediante la formula di Best potevano essere più o meno accurati nell'identificazione dei feti grandi. Questo è un lavoro che abbiamo condotto qualche anno fa, vedete sostanzialmente circa 230 gravidanze, e vedete in linea di massima l'ecografia bidimensionale nell'identificazione dei feti più grandi del 90°, 95° centile mostra una sensibilità tutto sommato modesta, insomma tra il 70 e il 75%, e una specificità decisamente limitata. Un po' meglio la specificità invece, vedete, dell'ecografia col tridimensionale utilizzando anche il volume della coscia, ma la sensibilità dell'ecografia, delle formule che tengono conto anche del volume della coscia, è inferiore rispetto all'ecografia bidimensionale. Quindi globalmente tanto l'ecografia 2D che l'ecografia 3D non danno risultati particolarmente confortanti. Vedete, queste sono le curve ROC per la predizione dei feti che nascono sopra i 4 kg e sopra i 4,5 kg. Non c'è una differenza tra l'impiego dell'ecografia bidimensionale e l'impiego dell'ecografia bidimensionale col volume della coscia, usando anche la formula di Best per la proiezione del feto a termine. Quindi sostanzialmente non siamo tanto bravi a identificare i feti che saranno grandi o molto grandi al momento del parto. Ecco, un concetto molto importante, che è un concetto culturalmente di rilievo, molti di questi meriti derivano per esempio dalla scuola di Gardosi che ha citato il professor Mecacci, è che noi facciamo spesso l'errore di ritenere il feto grande in assoluto, ma in realtà il feto non è grande in assoluto. Soprattutto se vogliamo valutare le implicazioni ostetriche di un feto grande per il parto, dobbiamo rapportarlo alle caratteristiche della madre. Fa differenza che una donna sia una donna di bacino largo, alta, o viceversa una donna minuta, bassina, in cui ovviamente un feto grande può avere un impatto diverso. Fa molta differenza se stiamo assistendo al parto la Filippa Lagerbach o la Luciana Littizzetto. Immagino che la stima di un feto grande nelle due donne, nelle due persone, sia sostanzialmente diversa. Allora, per questa ragione, in tutto il mondo, ormai da qualche anno, c'è stato l'interesse a produrre delle curve di crescita, lo diceva anche il professor Mecacci, che non siano curve di crescita standard di popolazione, ma che siano personalizzate sulle caratteristiche della donna, o a volte della coppia, che stiamo esaminando, in modo tale che siano delle curve di crescita che cerchino il più possibile di stabilire quando il peso di quel feto è appropriato per quelle caratteristiche della donna che stiamo esaminando, le cosiddette curve customizzate. Anche la Società Italiana di Ecografia ha prodotto queste curve di crescita, lavoro a cui hanno partecipato molti dei presenti, lo stesso Federico Prefumo, oltre che il professor Ferrazzi. Abbiamo caricato, tra l'altro, sui principali software queste curve, che variano i valori di riferimento, i valori che otteniamo dalla biometria variano a seconda delle caratteristiche della donna
che stiamo esaminando. E proprio per questo uno dei lavori che abbiamo voluto di validazione clinica di queste curve che abbiamo voluto condurre è stato proprio questo. Cioè abbiamo voluto vedere se utilizzare delle curve di crescita customizzate per lo studio della biometria fetale fosse più accurato rispetto a delle curve standard nell'identificazione dei feti larghi, dei feti grandi che al momento del parto hanno delle complicazioni. In linea di massima, il concetto base qual è? Se un feto è grande, ha delle curve standard, ma non è grande per delle curve personalizzate, verosimilmente dovrebbe avere meno rischio di andare incontro a un cesareo per distocia, a un arresto del travaglio, e questo è il concetto che ha ispirato questo nostro lavoro. Lavoro appunto prodotto due o tre anni fa. Vedete, abbiamo esaminato, questo è un lavoro multicentrico, in cui tutti i centri che vedete citati, Napoli, Brescia, Torino, insomma tanti c'è Trieste, sono stati coinvolti, noi eravamo il centro diciamo pilota, abbiamo esaminato come vedete un numero molto grande di gravidanze e abbiamo confrontato le curve dell'Organizzazione Mondiale della Sanità rispetto alle curve invece customizzate e siamo andati a vedere che cosa voleva dire essere grandi per le curve dell'Organizzazione Mondiale della Sanità o essere grandi per le curve customizzate da un punto di vista clinico. Ecco, con una certa delusione abbiamo notato che in realtà le curve customizzate non ci danno grandi soddisfazioni, cioè essere grandi a delle curve pur personalizzate, customizzate per quel feto e per quella gravidanza comporta più o meno lo stesso rischio di arresto del travaglio, distocia, complicazioni da parto rispetto all'essere grandi alle curve standard prodotte dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Vedete più o meno la stessa incidenza di tagli cesarei fatti per distress o fatti per distocia o per arresto del travaglio. Quindi questa strada che speravamo ci desse soddisfazione nel riuscire a predire i feti grandi che avevano complicazioni l'abbiamo dovuta mestamente abbandonare e a quel punto vedete, questi sono sostanzialmente la sensibilità o la specificità delle curve dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, le curve customizzate nel predire, vedete, i casi di taglio cesareo per distocia, arresto del travaglio, sospetta sproporzione fetopelvica, valori piuttosto deludenti in termini di sensibilità e di valore predittivo positivo. Per questa ragione abbiamo deciso di, diciamo, inoltrarci, di imboccare un'altra strada, quella in cui oltre alla valutazione del feto contestualmente abbiamo deciso di valutare anche il passaggio, perché se ci pensate la sproporzione appunto feto-pelvica è un concetto che attiene tanto al feto che alla madre e per questa ragione quindi abbiamo voluto provare a impiegare l'ecografia nello studio del canale del parto, la pelvimetria. La pelvimetria ovviamente non è nuova, è una cosa che da sempre sui testi di ostetricia è descritta come una possibile tappa di valutazione clinica nell'identificazione delle donne a rischio di sproporzione feto-pelvica, travaglio ostruito. Tuttavia ben sappiamo che la pelvimetria clinica è poco affidabile e ben sappiamo che la pelvimetria radiologica non è applicabile nelle nostre realtà per intanto i costi, il rischio di esposizione a radiazioni, la scarsa praticità. È per questa ragione che abbiamo invece provato a vedere quanto l'ecografia ci potesse dare nello studio della pelvimetria abbinato poi alla valutazione delle dimensioni fetali. Ci siamo interessati in tempi diversi di due parametri pelvimetrici utilizzati con l'ecografia. Per un primo tempo abbiamo voluto utilizzare la valutazione dell'angolo sottopubico e più di recente, questa è la cosa diciamo di cui ovviamente per cui abbiamo maggiore soddisfazione, vi porterò i dati più recenti, abbiamo voluto valutare invece la coniugata ostetrica. Gli studi sulla pelvimetria sull'angolo sottopubico sono studi che abbiamo condotto a partire dal 2017-2018 in avanti e questo è uno degli studi più importanti che abbiamo prodotto in collaborazione col gruppo di Roma del professor Rizzo. Vedete, abbiamo preso un certo numero di bimbi che erano stimati come grandi, in realtà abbiamo escluso quelli che poi alla nascita erano più piccoli di 3,750 kg, quindi la popolazione era bimbi che erano effettivamente grandi alla nascita. Siamo andati a vedere sostanzialmente se sulla base dell'angolo sottopubico noi eravamo in grado di selezionare quelli che avrebbero avuto un travaglio
più probabilmente difficile, ostruito o un cesareo per distocia. Intanto vi faccio vedere i dati. Se noi confrontiamo le dimensioni di questo angolo sottopubblico misurato con l'ecografia bidimensionale o tridimensionale, si può fare sia col 2D che col 3D. Col 3D è un po' più, graficamente più bello, ma si può fare anche col bidimensionale. Notate che tra le donne che hanno un parto vaginale eutocico, SVD vuol dire spontaneo vaginal delivery, e quelle che invece fanno un intervento in travaglio di parto con tutte le complicazioni che comporta, cioè un unplanned obstetric intervention, l'angolo sottopubblico è significativamente diverso e significativamente più stretto nelle donne che hanno un parto, un intervento ostetrico in sala parto. Ecco, questi sono i dati un po' più interessanti. Allora, mediamente, appunto, le donne che fanno un intervento ostetrico in sala parto hanno un angolo medio sottopubblico di 108 gradi rispetto ai 120 di quelle che hanno un parto vaginale. La cosa però più interessante è relativa alla modalità di parto, perché l'angolo più stretto ce l'hanno quelle che fanno, come ci aspettiamo, un cesareo in sala parto per probabile sproporzione feto-pelvica. Sono quelli che in assoluto hanno l'angolo sottopubblico più ristretto rispetto tanto ai parti vaginali spontanei che parti rispetto ai parti vaginali operativi. È interessante, vedete, questa è la regressione logistica in cui sostanzialmente il peso neonatale e l'angolo sottopubblico sono i predittori per un intervento ostetrico in sala parto, e vedete che sulla base dell'angolo sottopubblico noi siamo in grado un po' di stimare quella che è la probabilità di dover fare o meno un intervento ostetrico in sala parto. Tutte quelle donne che avevano un angolo sottopubblico prima del parto sotto i 100 gradi, vedete, hanno fatto tutte un intervento ostetrico in sala parto, hanno avuto tutti una distocia. Da questa casistica sono stati rimossi i casi che hanno fatto un intervento ostetrico per sospetto di stress fetale. È interessante, vedete, questa regressione di Pearson nella ultima tabella in fondo. All'aumentare al ridursi dell'angolo sottopubblico aumenta la durata del secondo stadio, quindi anche questo è un segno di distocia. Ora, in realtà l'interesse maggiore però lo abbiamo avuto, soprattutto negli ultimissimi anni, su quella che è la variabile pelvimetrica da sempre considerata cruciale, cioè la coniugata ostetrica, e in particolare abbiamo voluto valutare l'importanza, tra l'altro, della coniugata ostetrica, così come dell'angolo sottopubblico, non tanto in relazione al peso fetale, quanto in relazione alla circonferenza cranica. Perché questo? Perché se si va a vedere i dati della letteratura, in realtà più che il peso fetale, il peso neonatale, quello che impatta maggiormente sul rischio di un intervento ostetrico in sala parto, un taglio cesareo per distocia, è la circonferenza cranica. Questo è un enorme lavoro del gruppo israeliano, avete più di 22.000 gravidanze, in cui è stato valutato l'impatto di una testa grande o di un peso neonatale grande sul rischio di taglio cesareo o intervento ostetrico in sala parto. Vedete che all'aumentare tanto del peso neonatale che della circonferenza cranica aumenta il tasso di unplanned cesarean e parti operativi vaginali, però la cosa interessante è questa. Vedete che i feti che hanno una circonferenza cranica maggiore del 95esimo centile hanno effettivamente un aumento significativo del tasso di cesari non programmati, cesari fatti in urgenza per distocia, mentre in realtà il peso non è significativamente non rappresenta un fattore rischio significativo per l'aumento del rischio di tasso di tagli cesari in sala parto, quindi conta più le dimensioni della testa rispetto alle dimensioni del peso fetale. È stato interessante questo lavoro del gruppo di Roma, che effettivamente ha utilizzato la circonferenza cranica e l'angolo sottopubblico nel riuscire a predire il tasso di interventi ostetrici non pianificati, quindi tagli cesarei in travaglio di parto. Vedete che tendenzialmente, utilizzando tutte le variabili, altezza materna, angolo sottopubblico e multipli della media della circonferenza cranica, si ha la migliore predittività del tasso di interventi ostetrici in sala parto. Ecco, vi dicevo, noi abbiamo voluto negli ultimi tempi concentrarci su quella che è probabilmente la variabile dimensionale più critica del canale del parto, che è la coniugata ostetrica, la distanza lineare tra la sinfisi pubica e il promontore del sacro, quella che dovremmo imparare a misurare quando facciamo la produzione della donna
nella fase finale della gravidanza, ma con le dita non sempre siamo bravi nel riuscire a identificare i bacini limite, i bacini di dimensioni ridotte, e quindi il metodo certamente più semplice e più oggettivo è quello dell'ecografia. Vi faccio vedere questo video che mostra come dovrebbe essere misurata la coniugata ostetrica in sala parto. Se va, vedo che si è... Allora, vedete, ci si mette sostanzialmente con la sonda in sagittale, questa è la vescica, fino a visualizzare la sinfisi pubica, che si vede qui, molto chiaramente visualizzabile, e poi si dovrebbe notare a un certo punto, dietro la testa, una curvatura che è rappresentata dal promontorio del sacro. E questo è il video, questa è la misurazione della coniugata ostetrica. Abbiamo prodotto questo primo lavoro di feasibility in cui abbiamo valutato qual era la nostra capacità di essere accurati nel misurare con l'ecografia sovrapubica transaddominale la coniugata ostetrica, e abbiamo in realtà notato che l'agreement, la riproducibilità di questa misura tra osservatori diversi e dello stesso osservatore era molto molto alta, quindi una misura che possiamo ritenere applicabile nella pratica clinica perché non è tanto diversa se viene eseguita da operatori differenti una volta che la tecnica viene acquisita. E diciamo, sulla base di questa esperienza preliminare, ci siamo quindi poi dedicati al tentativo di applicazione clinica di questo nuovo parametro, cioè provare a vedere se il rapporto tra la coniugata ostetrica e la circonferenza cranica può aiutarci a predire il rischio di sproporzione fetopelvica e di taglio cesareo per travaglio ostruito già prima del parto. Questo è uno studio che è stato pubblicato un mese e mezzo fa sull'American Journal of Obstetric and Gynecology, Maternal Fetal Medicine, e è uno studio collaborativo a cui ha partecipato anche, oltre che il nostro gruppo di Parma, il gruppo di Roma del professor Rizzo. Allora, abbiamo misurato prima del parto, a 36-37 settimane al massimo, la coniugata ostetrica, e la circonferenza cranica invece è stata misurata nel momento in cui la donna veniva ammessa al travaglio di parto, quando arrivava in sala parto per i prodromi di travaglio. Ecco, una cosa importante è che, a differenza di quelle che sono le linee guida dell'ISWOG, che suggeriscono la misura tenendo ovviamente la traccia sulla parte ossea, noi abbiamo voluto includere la parte anche della cute, quindi abbiamo tenuto la nostra traccia sul profilo esterno della circonferenza cranica, perché riteniamo che in travaglio di parto anche pochi millimetri legati allo spessore della sottocute a livello della testa del feto possa avere un'importanza clinica. Allora, questa è la tabella di riassunto dei dati. Globalmente avete 263 donne, e di queste 20 donne sono state sottoposte a taglio cesareo per travaglio ostruito. Per questo ci abbiamo eliminato i casi in cui l'indicazione era un sospetto di stress ipossico del feto. E vedete che tra le variabili significative all'analisi univariata c'è questo rapporto tra la circonferenza cranica e la coniugata ostetrica, che era significativamente più alta, HCOC, nelle donne che hanno fatto un cesareo per travaglio ostruito rispetto o distocia rispetto alle donne che hanno avuto un parto vaginale. Questi sono i risultati della analisi multivariata, in cui l'unica variabile che resta significativa è lo Z-score dell'HCOC, e vedete, questa è la ROC, in cui abbiamo confrontato la capacità di predire un cesareo per travaglio ostruito, per produzione fetopelvica, utilizzando i tre parametri: la sola circonferenza cranica, la sola coniugata ostetrica o il rapporto HCOC. E vedete che il rapporto HCOC è questa curva grigia, è quello che ha la pendenza della curva ROC migliore, con l'area sotto la curva più alta in assoluto, 91%. Abbiamo trovato che un cutoff di 3.1 di questo rapporto HCOC ha una sensibilità molto alta nel predire la probabilità di un cesareo per distocia al resto del travaglio, e vedete un valore predittivo positivo altissimo, 47%, più o meno 1 su 2, predice se è superiore a questa soglia la probabilità di fare un cesareo per distocia, 1 su 2, così come un eccellente valore predittivo negativo. Sulla base di questi risultati, e soprattutto sulla base della distribuzione del rischio
di cesareo per distocia in base al rapporto dell'HCOC, abbiamo pensato di proporre questa specie di semaforo, questa griglia nella nostra condotta ostetrica. Se in una donna a rischio di sproporzione feto-pelvica, feto grande, diabete, tutto quello che ci ha detto il professor Mecacci, il rapporto tra la coniugata ostetrica e la misurata prima del parto, la circonferenza cranica misurata al momento del parto, è favorevole, cioè un HCOC sotto i 3.1, possiamo ritenere che il rischio di un cesareo per travaglio ostruito è molto basso. Se viceversa, sotto 3.1, se viceversa è tra 3.1 e 3.3 è un rischio intermedio, quindi bisogna guardare con attenzione. Abbiamo avuto un rischio in questi casi del 20-50%, quindi bisogna guardare in questi casi con attenzione se per esempio è una donna magari minuta, se è una donna precesarizzata. Ecco, quando abbiamo avuto valori di HCOC superiore a 3.4, praticamente tutte le nostre donne hanno avuto un cesareo per distocia in travaglio di parto. E quindi in questo caso qui ovviamente potrebbe essere ragionevole valutare una condotta ostetrica alternativa. Ovviamente il problema adesso è, questo è un nostro studio ancora, diciamo, unico nel panorama, quindi non possiamo pensare che questo cambi la condotta clinica, però diciamo probabilmente potrebbe essere ragionevole a questo punto provare a validare clinicamente questo nostri risultati in altre realtà. L'ideale potrebbe essere per esempio provare a comparare l'esito del parto in donne che hanno un HCOC superiore a certa soglia, che vengono gestite con la condotta standard, rispetto ad altre che vengono indotte prima del termine. Questo potrebbe essere l'unico modo per provare a valutare se effettivamente questo approccio può essere sicuro e può essere appropriato nel prevenire la incidenza di travaglio ostruito e taglio cesareo con tutte le sequele cliniche, anche severe, che può comportare. Grazie per l'attenzione. Grazie Tullio. Abbiamo davvero visto come ci stiamo muovendo con strumenti diagnostici più accurati della semplice obiettività verso riscoprire dei criteri che sono certamente dell'ostetricia classica, ma che rivisitate in questo modo ci consentono probabilmente una pianificazione ante hoc delle modalità del parto. E quindi questo è davvero un mondo da esplorare, e i tuoi ultimi risultati sono sicuramente di grandissimo interesse. E passiamo a questo punto alle ultime due relazioni parallele proprio sul management del feto macrosoma o sospetto macrosoma. Iniziamo con il professor Prefumo, direttore dell'unità dell'unità complessa di ostetricia del Federale Gaslini di Genova, e poi sentiremo la dottoressa Floriana Carbone, che è una nostra collaboratrice responsabile con il dottor Urlaro di questo settore di ricerca e clinico in sala, nella nostra sala parto. Prego. Grazie Enrico per l'invito. Questo è un concetto che è già stato ampiamente discusso nelle prime due relazioni. Quello che sappiamo è che tutta una serie di esiti avversi relativi al processo del parto e al benessere neonatale e materno tendono a peggiorare con l'aumentare del peso alla nascita. Nella clinica poi ci sono altri fattori che sono importanti nel determinare queste associazioni. Questo è un grafico molto classico, quello che ha riportato anche nelle linee Milakov sulla macrosomia. Vedete quattro linee che fanno vedere che all'aumentare del peso la nascita aumenta il rischio di distocia di spalla, e queste quattro linee modulano il rischio, perché la linea di rischio più bassa è quella, scusate, è quella della donna che non ha un diabete e che ha un parto vaginale non assistito. Via via questo rischio aumenta se la donna è diabetica. Se la donna non è diabetica e ha un parto vaginale eutocico, aumenta ulteriormente se la donna è diabetica e la sottoponiamo a un parto vaginale operativo. Quindi abbiamo già due fattori confondenti molto importanti. Nella maggior parte della mia relazione mi limiterò a parlare di donne senza diabete, do poche informazioni sulle donne diabetiche.
In realtà sappiamo che per quello che riguarda questa importante diciamo complicanza per il Natale, che è la distrucia di spalla, spesso quando parliamo di bambini grandi, pesanti, abbiamo discusso e sono stati fatti vedere tutta una serie di potenziali esiti avversi in cui il rischio aumenta, ma per la gestione della sala parto noi spesso ci concentriamo, o le nostre paure spesso si concentrano sulla distrucia di spalla, perché sappiamo che è una cosa molto inaspettata, che può essere difficile da risolvere, che ci crea sempre un notevole impatto sulla nostra operatività. Esistono ben noti, molti li abbiamo già discussi, gli altri fattori di rischio. L'induzione del travaglio può essere un fattore di rischio, l'abbiamo visto il parto operativo, quanto è durato il periodo responsivo o comunque il travaglio in generale, la parità. Questa tabella fa vedere dei dati di popolazione svedesi, è basata su alcuni milioni di parti, e con numeri così grandi si può adattare il calcolo del rischio, in questo caso l'odds ratio, anche per questi fattori confondenti. Quindi vedete numeri molto significativi, il numero di parti lo vedete nella seconda colonna, suddivisi per fascia di peso, quindi sotto 3 kg. Io riferimento, e vedete qua l'1 è nella fascia di peso di bambini tra 3 kg e 3 kg e mezzo, e vedete che correggendo per gli altri importanti, più noti e più facilmente registrabili fattori di rischio, e quindi induzione, uso dell'epidurale, travaglio prolungato, parto operativo vaginale, parità, eccetera, eccetera, all'aumentare del peso alla nascita, il rischio, la probabilità, gli odds ratio in questo caso, di distrucia di spalla aumenta in maniera esponenziale, non semplicemente lineare, ma addirittura esponenziale. Quindi, in qualche maniera, tra tutti questi fattori di rischio che abbiamo discusso, quello del peso del feto resta quello più importante. Sembrerebbe quasi che la distrucia di spalla sia proprio un problema strettamente meccanico. Se questo è vero, non è un'idea particolarmente nuova quella di dire ok, ma il peso del feto aumenta con l'epoca gestazionale, se io sono in grado di identificare una gravidanza in cui il potenziale rischio di distruzione di spalla è aumentato, qual è l'effetto di anticipare il momento del parto? Questo grafico fa vedere un piccolo gioco basato di nuovo su dati di popolazione, su svariate centinaia di migliaia di parti. Sostanzialmente, se facciamo una media a termine, dai 39, dalle 39 settimane in poi, il feto acquista in media circa 200 grammi alla settimana. Quindi in questo diciamo esperimento mentale fatto da quegli autori, il feto destinato ad avere un peso di 4,6 kg o giù di lì alle 42 settimane, se indotto a 39 è probabile che invece abbia un peso medio intorno ai 4 kg, quindi c'è questo fenomeno biologico ben noto. Proprio per questo non è una novità l'idea di dire ok, identifico una gravidanza con un bambino, un feto più grande, provo a valutare qual è l'effetto di un'induzione anticipata del travaglio nel prevenire o ridurre gli esiti perinatali avversi. Quando parliamo di questo ci scontriamo con una difficoltà metodologica che è comune a tante altre cose che vogliamo certe volte studiare in gravidanza, nel senso che qui in questo contesto, in questi studi, lo vedete, partiamo dalla macrosomia. La macrosomia di per sé non è una patologia, è un fattore di rischio. L'evento perinatale che ci interessa un po' di più in questi casi, l'abbiamo detto, è la distrucia di spalla, ma anche in questo caso la distrucia di spalla è un qualcosa di limitato al momento del parto, e abbiamo visto benissimo che non tutti i bambini macrosomi nascono con una distrucia di spalla. L'altro problema, che clinicamente fortunatamente è una protezione, è che la distrucia di spalla abbiamo degli strumenti per affrontarla clinicamente, e quindi soltanto una proporzione di bambini che nascono con una distrucia di spalla avrà delle complicanze
più severe come l'asfissia o come la paralisi ostetrica. E di nuovo, per l'asfissia e per la paralisi ostetrica abbiamo delle terapie o degli interventi che possono modulare e ridurre gli esiti a lungo termine, per cui di nuovo soltanto una minoranza, soltanto una proporzione dei bambini, dei neonati che nascono con una paralisi ostetrica o con un'asfissia avranno degli esiti permanenti a lungo termine. Il problema metodologico, soprattutto negli studi randomizzati, negli studi prospettici, è che mentre la macrosomia abbiamo visto che è frequente, la distocia di spalla non è così rara, ma non è frequentissima, vedremo qualche numero, è sicuramente molto più raro osservare asfissia, paralisi ostetrica e tanto più raro ancora avere degli esiti permanenti. Quindi il problema che vi anticipo è che quasi tutti gli studi che abbiamo a disposizione si concentrano sulla problematica della distocia di spalla perché non hanno una numerosità, una potenza sufficiente per andare a valutare quelle problematiche più importanti che sono quelle che davvero ci interesserebbero. Riguardo all'efficacia di un'induzione precoce del travaglio nei feti sospetti macrosomi, lo studio randomizzato che la fa da padrone perché è il più numeroso, più significativo, è questo studio francese-svizzero pubblicato nel 2015 dal gruppo di Michel Bouffet e di Patrick Rosenberg, che sostanzialmente ha coinvolto 19 paesi negli anni che vedete nella slide. E come funzionava questo studio? Questo studio si dedicava a gravidanze in cui per una qualche indicazione clinica, quindi non per effetto di uno screening universale ecografico a 36-37 settimane, ma feti in cui c'era un sospetto clinico di macrosomia o c'erano fattori di rischio come il diabete materno o l'ecografia di screening fatta all'inizio del terzo trimestre aveva rilevato una crescita aumentata, feti gravidanze con queste caratteristiche venivano rivalutate con un'ecografia all'inizio, a termine, intorno alle 37-38 settimane. Se questa ecografia condotta da 37-38 settimane, 38 più 6, rilevava un peso fetale stimato superiore al 95 percentile, veniva proposta la partecipazione allo studio e la randomizzazione all'induzione entro i 3 giorni dall'arruolamento oppure la condotta d'attesa, quindi l'insorgenza spontanea del travaglio o l'induzione per gli altri motivi, tutti gli altri motivi che possiamo pensare possano portare all'induzione a termine del travaglio a termine di gravidanza. Outcome primario composito come distocia di spalla clinicamente significativa, quindi nel senso di una distocia di spalla risolta da qualcosa di più della manovra di Nick Roberts, frattura di clavicola, lesione del braccio brachiale, emorragia intracranica, morte neonatale. Poco più di 400 donne randomizzate in ciascuno dei due bracci dello studio. Il 95 percentile, quello che prendiamo un attimo, erano questi valori da curve locali, la francesi, ma questo lo vediamo meglio dopo. Allora, essendo uno studio randomizzato, le caratteristiche di base della popolazione sono equamente distribuite e proporzionate tra i due gruppi. Il diabete gestazionale non era un criterio di esclusione, quindi abbiamo circa un 10% di donne con diabete gestazionale. E vedete il peso fetale stimato ecograficamente era di poco inferiore ai 3,9 kg. Visto il disegno dello studio, la maggior parte delle randomizzazioni e quindi le induzioni entro 3 giorni nel gruppo di intervento sono state fatte tra 37 e 38 più 6 settimane, circa metà delle donne nullipare. Una bella significativa quota di donne con un precedente macrosoma. Abbiamo detto che l'ecografia veniva fatta su indicazione e quindi una storia di un'anamnesi positiva per la macrosomia era ovviamente una delle indicazioni a ripetere l'ecografia a 37-38 settimane. Quali sono i risultati principali di questo studio? Se vedete, l'outcome primario composito è risultato differente nei due gruppi. L'induzione precoce del travaglio ha dimostrato un rischio relativo dello 0,32%, quindi diciamo,
una riduzione del quasi 70% di outcome primario. L'outcome primario in cosa consisteva? Nessuna lesione permanente del plauco sovracchiale, nessuna morte neonatale, nessuna emorragia intracranica. Questi sono eventi rari, non ci aspettiamo che uno studio con questa numerosità possa rilevare delle differenze, succede molto molto poco, ma sicuramente in maniera significativa una riduzione dei casi di distocia di spalla significativa. Se utilizziamo una definizione un po' più ampia di distocia di spalla, vedete che anche qua questa differenza permane. Tutte le volte che facciamo, valutiamo l'opportunità di riduzione del travaglio e quindi in uno studio randomizzato vogliamo valutare possibili eventi sfavorevoli associati, dobbiamo pensare sempre al possibile effetto di riduzione del travaglio sulla modalità di parto. E il messaggio rassicurante di questo studio è che il tasso di tagli cesarei di parto operativo vaginale non veniva influenzato in maniera significativa dall'induzione, quindi rimaneva sovrapponibile a quello del gruppo di controllo. Una cosa che va fatta notare, e vedremo dopo perché, con numeri molto bassi e non statisticamente significativi, però questo studio potrebbe rilevare un certo eccesso di lacerazioni complesse, di lacerazioni perineali in terzo e quarto grado nel gruppo sottoposto a induzione. Questa differenza, diciamo, balza all'occhio, però sono numeri molto piccoli, il rischio è relativo a 3, ma l'intervallo di confidenza non è significativo. Per quello che riguarda gli aspetti neonatali, nessuna differenza nell'Apgar, nessuna differenza nell'acidosi, probabilmente perché questi bambini vengono fatti nascere comunque un po' prima, nel gruppo di induzione del travaglio un'incidenza più elevata di iperbilirubinemia, ma non in forme gravi, anche se qua un po' di bambini in più hanno richiesto fototerapia. Mentre invece nessuna differenza significativa in termini di ipoglicemie e di complicanze respiratorie. Questo argomento dell'induzione del travaglio nei bambini sospetti grandi è anche, diciamo, oggetto di una revisione Cochrane, il cui primo attore è sempre Michel Gouvin, ma sostanzialmente lo studio che abbiamo appena visto in termini di numerosità è il più importante, quindi è quello che, diciamo, determina sostanzialmente i risultati della revisione Cochrane. Vedete che il quadratino blu è quello più grande di tutti, perché appunto lo studio con i numeri più grandi, gli altri randomizzati, vedete, hanno avuto una numerosità inferiore. Quindi comunque la meta-analisi conferma un effetto non significativo dell'induzione rispetto al rischio di dover fare un taglio cesareo, conferma un effetto significativo di riduzione dell'incidenza di distocia di spalla. Molto difficile, lo dicevamo prima, andare a vedere le lesioni del plesso brachiale, perché vedete su 4 studi insieme con 600 donne nel gruppo di induzione e nel gruppo di controllo complessivamente ci sono stati soltanto in uno degli studi 2 casi di lesioni del plesso brachiale. Incidentalmente tutte e due nel gruppo, diciamo, di controllo, ma non possiamo dimostrare un effetto con questi strumenti. Quindi le conclusioni della Cochrane dicono sì, allora c'è questo effetto potenziale di riduzione, sicuramente c'è un effetto di riduzione di distocia di spalla, non abbiamo osservato degli effetti negativi in termini di aumento del tasso di tagli cesarei. E in questa maniera un po' sibillina, e da quello che ha detto Tullio Ghic prima l'avete capito, la Cochrane conclude che in quei contesti dove gli ostetrici si fidano ragionevolmente delle loro ecografie per la stima del peso, bisognerebbe discutere i vantaggi e gli svantaggi dell'induzione del travaglio in queste gravidanze in cui il feto ci sembra grande. Anche detto come risultato di una meta-analisi, è un qualcosa che mette dentro molti punti di domanda. Cosa significa il poter fidarsi delle nostre stime ecografiche? E quello è il problema principale. Tanto che, ad esempio, questi, diciamo, i risultati di questi dati vengono anche interpretati in maniera diversa in linee guida nazionali.
Queste sono le linee guida ACOG sulla macrosomia, aggiornate nel 2020. Sapete che le linee guida ACOG, per tutta una serie di motivi, sono spesso molto conservative, negli Stati Uniti c'è stato uno sforzo pluridecennale ormai di riduzione delle parti late preterm e early term inappropriati. Quindi l'ACOG continua a dire che non raccomanda l'induzione del travaglio prima delle 39 settimane, anche se la metaanalisi che abbiamo visto è provocativa, pone dei dubbi, delle cose eccetera, però non dimostra chiaramente che ci siano dei benefici in esiti di salute dell'induzione del travaglio prima delle 39 settimane con questi bambini grandi, anche se potrebbe diminuire il rischio di zoccia di spalla, ma non sappiamo, non siamo così sicuri e non siamo sicuri che controbilanci i possibili danni di un parto troppo anticipato. In NICE è più discorsivo, hanno revisionato da poco la loro linea guida sull'induzione del travaglio e un altro modo di affrontare la cosa, loro dicono, vi facciamo anche un pochettino un riassunto della cosa, vediamo la tabellina, NICE enfatizza abbastanza quel discorso del lieve aumento di rischio di lacerazione di terzo o quarto grado, che ha la limitazione di avere numeri molto piccoli negli studi inclusi, negli studi randomizzati. C'è qualche dato in più da studi osservazionali, anche prospettici, da studi di coorte, ma dei randomizzati c'è molto poco. Il NICE però, diciamo, lo considera in maniera abbastanza significativa e suggerisce di parlare con le donne dicendo, inducendo il travaglio diminuiamo il rischio di distocia di spalla, aumentiamo il rischio di lesioni di terzo o quarto grado, ma non abbiamo dati per poter pensare che l'inizio del travaglio diminuisca la mortalità perinatale e il danno neurologico permanente al plesso brachiale. E quindi NICE consiglia di discutere e condividere con la donna questa decisione. Focalizzo in rapida sequenza alcuni punti che non c'è tempo di analizzare in dettaglio, magari ci sarà oggetto di un pochino di discussione. L'essere grandi, l'abbiamo visto, si associa al rischio di un rischio aumentato di distocia di spalla. Sappiamo che il parto operativo vaginale è un fattore di rischio indipendente per distocia di spalla. Il parto operativo del bambino grande ovviamente ha un effetto sommatorio su questo rischio. Questa è una revisione sistematica di Andrea Dell'Asta proprio su questo argomento, il parto operativo nei bambini, nei feti macrosomi, e vedete che tutti i dati sono concordati nel dire che a parità di peso aumentiamo di quasi 3 volte il rischio di succedere di spalla se andiamo anche a fare un parto operativo. Di nuovo, questo è ben noto, ACOG dice, ricordatevi che in un macrosoma il parto operativo aumenta il rischio di distocia di spalla, il rischio aumenta ulteriormente se la donna è diabetica. Questo non vuol dire che non dobbiamo considerare il parto operativo in queste situazioni, ma nella nostra, diciamo, valutazione e nella rete di sicurezza che ci creiamo sarà parto, dobbiamo avere presente che questa è una situazione in cui il rischio di distocia di spalla effettivamente aumenta in maniera piuttosto significativa. Sempre da dati di popolazione, questo è un ulteriore, diciamo, elemento a favore di quello che vi ha detto prima Federico Meccacci, quello che vi ha fatto vedere Tullio Ghi e quello che vi dirà poi dopo Floriana Carbone, nel senso che noi ci concentriamo su questo aspetto del peso, che è del peso del neonato, che è molto importante, e su cui è facile fare degli studi e pubblicare dei lavori, perché il peso della nascita più o meno in tutto il mondo è facile da misurare e in quasi tutto il mondo viene registrato in una maniera, in maniera, diciamo, ripetibile e persistente. Ci sono però una serie di altri fattori, l'abbiamo visto prima, l'abbiamo discusso, la parità, cosa è successo ai parti precedenti e tutto quanto. Questo è un esempio in cui, di nuovo, una delle poche situazioni in cui abbiamo dei numeri molto robusti, sempre dati svedesi, vedete, questo è il rischio di trauma alla nascita, descritto in senso molto, molto ampio. Ciascuna di queste linee continue tratteggiate corrisponde a pesi alla nascita che via via aumentano,
da 3 kg e mezzo a 5 kg e mezzo, ma poi la scissa abbiamo l'altezza della mamma, che è di nuovo un indicatore molto impreciso probabilmente di com'è quella pelvi, è un elemento associato a una serie diciamo di elementi probabilmente meccanici che hanno a che fare con il canale del parto. E vedete che la differenza del rischio di trauma alla nascita c'è sempre all'aumentare del peso materno, ma il rischio assoluto è molto diverso in donne di 1,5 metri e in donne che sono alte 1,90 m. Quindi l'aumentare dell'altezza materna in qualche maniera comprime, rende meno importante l'effetto del peso, dell'aumento del peso alla nascita. Soltanto un accenno, perché poi un problema clinico è, ok, ma se penso che questo bambino sia davvero tanto grande, quando devo considerare un taglio cesareo elettivo? Di nuovo, soltanto un accenno perché non ho tempo per discuterne, quello che volevo enfatizzare è ad esempio come linee guida diverse in contesti diversi diano delle raccomandazioni differenti. American College scrive nel su bianco che in caso di un peso stimato superiore ai 5 kg in donne non diabetiche e superiore ai 4 kg e mezzo in donne diabetiche devo discutere e offrire l'opzione del taglio cesareo elettivo. Ad esempio il Royal College inglese dice che con diabete pregravidico gestazionale indipendentemente dal trattamento devo discutere e offrire l'opzione del taglio cesareo elettivo con un peso superiore a 4 kg e mezzo, ma non suggerisce nessun limite per le donne che non hanno il diabete pregravidico e che non hanno il diabete gestazionale. È una scelta politica, è una scelta culturale, ma i dati di base sono gli stessi e vengono interpretati in maniera diversa in contesti differenti. Le donne con il sospetto di macrosomia non è una controindicazione assoluta al travaglio dopo taglio cesareo. Sicuramente il bambino grande è diciamo, un fattore di rischio per gli esiti del tentativo di travaglio e qua vedete in questo esempio, questa è di nuovo una meta-analisi, una revisione sistematica, all'aumentare del peso della nascita anche nelle donne precesarizzate aumenta il rischio di discesia di spalla e di lacerazione di terzo e quarto grado, aumenta il rischio di fallimento del tentativo di travaglio, ma perché anche nelle donne senza precedenti di cesareo aumenta il rischio, la probabilità di fare un cesareo in caso di bambini grandi. Sicuramente da tenere presente l'aumentare del peso del neonato si associa anche ad un aumento non elevatissimo ma significativo del rischio di rottura d'utero, quindi sicuramente la macrosomia è un fattore che dobbiamo tenere presente nella gestione del travaglio o nella proposta di TOLAC. Questo è uno studio più recente, retrospettivo, israeliano, che è andato a vedere nei bambini nati effettivamente grandi, nati più pesanti di 4 kg, in donne precesarizzate che hanno tentato il travaglio, quali erano i fattori associati al successo del TOLAC. E, come sempre, è più facile che anche un bambino grande nasca comunque con un parto vaginale se il primo cesareo non era stato fatto per una distocia, se il travaglio è iniziato spontaneamente e ad esempio in questo caso se la mamma fa l'epidurale. In questa sottopopolazione l'epidurale è un fattore diciamo favorente il parto vaginale. Rispetto, qua vado velocissimo, lo sappiamo, credo ormai tutti molto bene, rispetto alla gestione del travaglio o all'induzione del travaglio, spesso, ci ha spiegato Federico Meccanci prima, spesso le donne con un bambino grande sono anche donne grandi loro stesse, e queste sono uno studio abbastanza recente che fa vedere come sia nelle nullipare a sinistra che nelle donne che hanno già partorito a destra, la durata del travaglio, in questo caso la durata del periodo dilatante, aumenti con l'aumentare dell'indice di massa corporea materna. I vari colori vanno dal BMI sull'indice di massa corporea sotto 25, l'azzurrino punteggiato, al marrone che sono le donne con l'indice di massa corporea sopra i 40. Questi sono parti che si sono conclusi con un
che sono arrivati all'alimentazione completa, e vedete l'indice di massa corporea ha un effetto molto importante sulla durata del periodo dilatante. E di nuovo conosciamo ormai dei meccanismi anche molecolari alla base di questa, diciamo, ridotta responsabilità del miometrio in donne con indice di massa corporea elevata, in donne obese, e sappiamo anche da altri studi che se dobbiamo indurre con ossitocina o fare un'augmentation con ossitocina in queste donne, all'aumentare l'indice di massa corporea dobbiamo usare dosi di ossitocina diverse, tanto che in alcuni contesti addirittura si differenzia, alcuni delle nostre sale parto usano protocolli con un dosaggio diverso di ossitocina nelle donne con un indice di massa corporea elevato. Non vi parlo, ovviamente, perché l'ha già fatto Tullio, delle difficoltà che abbiamo nello stimare il peso con l'ecografia, perché molti dei dati che vi ho fatto vedere si basavano su appunto il peso alla nascita, che è qualcosa di molto più affidabile della nostra stima ecografica. Soltanto un accenno: abbiamo visto che lo studio randomizzato più importante disponibile in questo momento sull'induzione, gli effetti dell'induzione del travaglio, è questo studio francese. Questi erano i cut-off che loro hanno usato. Se noi vogliamo pensare di ripetere questa esperienza nel nostro contesto, nel nostro ospedale, teniamo presente che a seconda della curva che usiamo, l'ha già detto prima Federico Beccacci, i valori potrebbero essere diversi. Quindi questi sono i cut-off utilizzati nello studio di Wulfen. Se io dico, ok, nel mio ospedale noi pensiamo che questo studio sia molto significativo per noi, sia i suoi risultati siano trasferibili nella nostra popolazione, allora al di sotto di un certo peso stimato proponiamo alla donna l'induzione, ecco che vedete che dobbiamo stare attenti ai percentili che utilizziamo a seconda della curva, perché sostanzialmente i percentili usati nello studio di Wulfen sono dei pesi superiori al 97esimo percentile di intergrowth, sono abbastanza vicini al 97esimo di headlock e abbastanza vicini al 90esimo delle curve statunitensi NICHD. Quindi se pensiamo di voler replicare l'esperienza di quello studio, controlliamo quali sono le curve che utilizziamo e quale cut-off, a che percentile offrire quel pacchetto di interventi che lo studio potrebbe suggerire. Avviandoci verso la conclusione, questo è uno studio ormai un pochino datato di un americano, non è l'unico a far vedere questi dati, è fantastico però secondo me il titolo: stima ecografica del peso fetale, un fattore di rischio modificabile per il taglio cesareo. Sostanzialmente questo studio retrospettivo dice il solo fatto di avere stimato il peso fetale a termine può diventare, perché probabilmente dipende da come lo gestisco, però può diventare un fattore di rischio indipendente per taglio cesareo. Semplificando, questa un'analisi multivariata, appunto su un'analisi retrospettiva, non importa feto piccolo, grande, mamma, nullipara, obesa, cesareo precedente o meno, cose simili, se faccio una stima del peso, perché mi può dire che il bambino è troppo grande, mi può dire che il bambino è troppo piccolo, io introduco un elemento che potenzialmente, se non lo uso in maniera molto regolata e molto stretta, può rappresentare, mi fa aumentare l'operatività, mi fa aumentare gli atti, la medicalizzazione, e rappresenta quel punto un fattore di rischio per il taglio cesareo. Il problema che abbiamo con la stima del peso fetale, uno dei problemi che abbiamo è quando la montagna partorisce il topolino. Quando pensiamo che il bambino sia grande, iniziamo eventualmente, se nel nostro punto nascita riteniamo sia giusto, a fare tutta una serie di interventi, ma alla fine il bambino che nasce non è un bambino così grande, non è un bambino macrosoma. Questi sono dati di Brescia, 2011-2018, in donne con fattori di rischio: diabete gestazionale, BMI superiore a 30, sospetto LGA dello screening fatto 30-32 settimane,
o sospetto di leggere in base alla valutazione clinica, facevamo un'ecografia, un'ulteriore ecografia per la valutazione di crescita intorno alle 34-37 settimane e diciamo proponevamo al di sopra del 95esimo percentile con Intergrowth l'induzione a partire dalle 38 settimane. Cosa ci aspettiamo? Ci aspettiamo ovviamente di avere riconosciuto come grandi dei bambini che effettivamente sono large from gestational age già alla nascita, ci aspettiamo di riconoscere come normali dei bambini che nascono con un peso normale, sicuramente ci sono dei falsi negativi, pochi, ma ci sono dei falsi positivi, cioè dei bambini in cui, che abbiamo etichettato come potenzialmente grandi con l'ecografia, ma che nascono e non sono dei veri large for gestational age. Questo ovviamente è uno studio retrospettivo, non era analizzato nel bambino prospettico. Vedete che nelle caratteristiche di base c'è il fatto che i bambini in cui abbiamo preso una cantonata, detto sul 12, pensavamo fossero grandi, ma alla fine non lo erano così tanto, erano un pochino la via di mezzo, non erano proprio, erano tendenzialmente un pochino più grandi della media, della media degli AGA, mentre invece i veri positivi erano un pochino più grandicelli. Allora, cosa succede? Per effetto di questa scelta di gestire in maniera attiva questi bambini più grandi, sicuramente una serie di eventi come l'induzione di travaglio aumentano, no? Però se andiamo a vedere che cosa succede, balza all'occhio che l'incidenza di taglio cesareo in travaglio in queste gravidanze è una via di mezzo, è un po' meno del 9% nei bambini con crescita normale e riconosciuti come tali all'ecografia, e intorno al 30% nei veri grandi per l'ecografia gestazionale, in questi che alla fine sono normali di peso, ma sono stati identificati come potenzialmente grandi, il tasso di tagli cesari è un pochino una via, è un pochino una via di mezzo. Quello che ci ha un pochino stupito, o meno, non tanto, se andiamo a vedere le ragioni per fare il taglio cesareo in travaglio, e in particolare taglio cesareo, l'indicazione per distocia, cosa troviamo? Che addirittura nei falsi positivi e nei veri positivi non è statisticamente significativo, però abbiamo fatto più cesari per distocia rispetto ai bambini che erano veramente grandi. Anche se in termini assoluti questo è il gruppo dove sono stati fatti più cesari. I numeri sono piccoli, ma suggeriscono che anche nella gestione del travaglio l'etichetta di grande per epoca gestazionale induce in maniera più o meno cosciente un atteggiamento psicologico degli operatori che è diverso dal pensare che quel bambino abbia una crescita normale fino a quel punto. E qua sotto la regressione logistica, il falso positivo insieme al terzo, al vero positivo per LGA è un fattore di rischio indipendente per il taglio cesareo. C'è un aspetto che abbiamo appena accennato, il professor Ferrazzi e il professor Vicentini proprio all'inizio hanno detto due frasi che hanno accennato, e questi sono proprio dati della Mangiagalli. Questo è uno studio trasportivo, queste sono donne che hanno partorito davvero un bambino di più di 4 kg tra 2008 e 2012, sono state seguite nel tempo e intervistate a distanza, e vedete, bambini grandi, alcune hanno fatto un taglio cesareo elettivo, o per altri motivi, o perché il bambino, o per proprio l'indicazione della sospetta macrosomia, alcune hanno partorito e altre hanno travagliato, ma hanno fatto un taglio cesareo in travaglio. Vedete che, come potremmo aspettarci, c'è una differenza tra taglio cesareo e parto vaginale in termini di continenza urinaria oltre i 4 mesi dal parto, e nel parto vaginale di un bambino grande sappiamo che questa incidenza è abbastanza alta. Questo indicatore di qualità della vita sessuale, di nuovo, non raggiunge la significatività statistica, ma sembra tendenzialmente inferiore, e lo è per alcuni item specifici nelle donne che hanno partorito per via vaginale. Anche qui sono sempre informazioni che dobbiamo prendere con le pinze, perché vanno sempre contestualizzate, ma in questo particolare gruppo di donne, se alla domanda ripeterebbe lo stesso modo di partorire,
il sì è l'89% nel caso di taglio cesareo elettivo, è un valore più basso, significativamente più basso, nelle donne che hanno avuto un parto vaginale, un taglio cesareo in travaglio. No? Bisogna capire, magari ne discutiamo, se questo è così perché i bambini erano più di 4 kg o se magari è una cosa che, soprattutto per il taglio cesareo in travaglio, è abbastanza frequente nelle donne che fanno un taglio cesareo urgente in travaglio. Per concludere, ritorno allo studio svedese che vi ho fatto vedere all'inizio, quello sul rischio di distrucio di spalla corretto per i vari fattori di rischio. Sì, il rischio aumenta notevolissimamente nei bambini più di 5 kg, ma in termini assoluti non è così frequente avere bambini di questa dimensione. Vedete che almeno in Svezia le categorie più rappresentate sono quelle tra i 3 kg e i 4,5 kg di peso alla nascita. Per cui se andiamo a vedere la percentuale di incidenza di distrucio di spalla, sicuramente aumenta molto con l'aumentare del peso alla nascita, ma in termini di numeri assoluti vedete che le categorie di peso relativamente più basso forniscono tante distrucioni di spalla. E se andiamo a vedere in questo studio nei bambini sotto i 4 kg, quasi il 30% delle distrucioni di spalla in realtà avvengono nei bambini sotto i 4 kg. Quindi anche se noi fossimo perfetti nel identificare con l'ecografia i bambini grandi, in assenza, e magari li avremo a breve, di modelli predittivi più accurati nel predire il rischio di distrucio di spalla, ci confrontiamo con il fatto che anche se fossimo perfetti a misurare il peso, un 30% di casi di distrucio di spalla non riusciamo ad anticipare. Per cui misurare il peso perfetto non può essere la maniera di risolvere il problema della distrucio di spalla. E questa è una slide dei colleghi di Bristol, quelli che hanno inventato il prompt, sostanzialmente, che ci ricordano che l'addestramento degli operatori alla gestione delle emergenze ostetriche, in particolare la distrucio di spalla, ha un effetto significativo sulla riduzione dei danni permanenti dal plesso brachiale alla distrucio di spalla. Quindi, per concludere, l'induzione del travaglio in effetti con sospetto macrosomia non sembra aumentare il tasso di taglio cesareo, e già questo è un'informazione importante. Potrebbe effettivamente avere un ruolo nel ridurre le complicanze, ma abbiamo visto quanto è difficile dimostrarlo. Abbiamo un buco sull'epoca gestazionale. Lo studio franco-svizzero ha indotto a 37-38 settimane, non c'è mai nessuno che ha detto no, è meglio indurre a 39 se quanto devo indurre, oppure i bambini un po' più grandi li indurre a 39, quindi ancora più grandi li indurre a 38-37. Non abbiamo dei dati. Abbiamo ampiamente discusso dei limiti della stima del peso con l'ecografia, e sicuramente per quello che riguarda la macrosomia, ma anche altri esiti avversi del travaglio, la identificazione e l'azione sui feti potenzialmente grandi non possiamo pensare che sia l'unica strategia di riduzione delle complicanze. Grazie. Grazie Federico. Abbiamo aggiunto altre ragioni di riflessione clinica, così come trovo che alcune affermazioni siano, come dire, delle opinioni di esperti più che non risultati di evidenze, perché il fatto che l'uno o l'altra procedura, induzione o no, non comporta una significatività in un senso o nell'altro, può essere letta anche nel fatto che il non indurre non modifica gli esiti rispetto all'induzione, no? Quindi sono, come dire, siamo di fronte a un mondo con le tecnologie ecografiche, come abbiamo visto con la tua presentazione, quella di Tullio, c'è veramente molto da capire in termini di pratica clinica, evitando le self-fulfilling prophecy, il bambino è grande quindi deve fare il cesareo, perché nei tuoi dati gli 11 casi di mancata diagnosi di bambino grande, il cesareo è stato zero, sono 11 casi, quindi ovviamente non hanno una significatività statistica, però, come dire, bisogna anche evitare la self-fulfilling prophecy,
e saper individualizzare sostanzialmente la condotta dell'induzione o la condotta del travaglio spontaneo. In ogni caso, questi sono poi temi di discussione. Do la parola a Floriana, che presenta alcuni dati retrospettivi della nostra clinica e il protocollo che stiamo sviluppando prospettico. Prego. Grazie, e buongiorno a tutti, ringrazio per il prestigioso invito il professor Ferrazzi e il professor Vercellini e saluto gli esimi relatori. Vi presento uno studio che abbiamo condotto in Mangiagalli, nel quale abbiamo valutato retrospettivamente dal gennaio del 2018 al dicembre del 2021 nel gruppo di gravidanze con sospetto ecografico di feto grande per epoca gestazionale alcuni outcome confrontando l'induzione del travaglio versus il travaglio spontaneo rispetto a un gruppo di controllo con peso fetale appropriato per epoca gestazionale. Più specificamente abbiamo valutato il rischio di taglio cesareo eseguito in corso di travaglio e il rischio di emorragia postpartum in donne con un peso fetale stimato superiore all'85esimo percentile a 37-38 settimane, sottoposte a induzione del travaglio confrontandole con il gruppo di travaglio spontaneo. Il gruppo di controllo dei feti normopeso AGA è stato aggiunto al modello statistico per individuare il rischio sugli esiti di interesse della sospetta macrosomia ed è stata eseguita una pesatura di casi. Abbiamo escluso le gravidanze complicate da diabete gestazionale in terapia insulinica e da diabete mellito di tipo 1 e le pazienti sono state indotte per pratica clinica, ovvero la decisione si è basata caso per caso sulla stima ecografica e sull'esperienza clinica dell'operatore, mentre il gruppo di controllo è stato rappresentato dalle gravidanze con feti normopeso indotti per oltre il termine, disturbi ipertensivi appunto non associati ad anomalie della crescita, alterazioni del liquido amniotico o altre condizioni, ad esempio necessità logistiche materne. Le popolazioni in studio sono risultate confrontabili per tutti i caratteri demografici di base, qualità materna, epoca gestazionale del parto, AFI e parità. Popolazioni confrontabili con esiti confrontabili, come si vede dalla valutazione dei pesi alla nascita e anche dal pH neonatale alla nascita. E cosa abbiamo osservato? Che il rischio di taglio cesareo risulta essere del 28% nel gruppo degli LGA e del 18% nel gruppo normopeso. Quindi sostanzialmente il rischio di taglio cesareo è più alto nei feti con sospetto di macrosomia. Però se guardiamo il rischio di partenza vediamo che è del 27,4% nel gruppo dei non indotti contro un 17,4% nel gruppo dei non indotti AGA. Il che vuol dire che le popolazioni tra di loro non sono omogenee per quanto riguarda il rate di taglio cesareo. In altre parole, partono da condizioni diverse e quindi questo significa che altre variabili giocano un ruolo nel determinare il rischio di taglio cesareo intraparto. La regressione logistica mostra che le variabili associate al rischio di taglio cesareo intrapartum sono quindi la parità, la presenza della macrosomia in sé, l'età materna e il BMI, mentre l'induzione non ha un effetto sull'aumento del rischio di taglio cesareo. In altre parole, le popolazioni partono da un rischio di taglio cesareo diverso e alla fine gli LGA indotti hanno un rischio maggiore, ma questo è causato non dall'induzione, ma dalla presenza di altre covariate. Il grafico a dispersione cosa mostra? I pallini azzurri rappresentano i feti normopeso, quelli verdi i feti LGA e mostra che stratificando i risultati in base alle covariate disponibili, all'incremento del BMI si associa un aumento del rischio di taglio cesareo nei feti LGA e negli AGA anche nei normopeso in relazione alla nulliparità. Il rischio va dal 20 al 60% ed è maggiore negli LGA. Per parità superiori a zero invece, quindi nelle pluripare, il rischio risulta aumentato ma con valori nettamente inferiori dal 10 al 30% negli LGA. Questo fa capire quindi che la parità rappresenta essere un fattore protettivo rispetto al rischio di parto di taglio cesareo nel gruppo LGA. Quindi abbiamo quattro gruppi. AGA indotti non indotti, LGA indotti non indotti. Entrambi i gruppi
degli AGA e degli LGA, in particolare gli LGA, hanno un grosso overlapping delle due distribuzioni dei box plot, con un range ampio che varia nel caso degli LGA dal 5% al 65%. Stessa cosa accade negli AGA, ma leggermente meno, quindi vuol dire che l'induzione sul gruppo degli AGA ha un effetto statistico, i normopeso risentono dell'induzione. Nel gruppo invece LGA, il rischio paziente specifico ha prodotto dei valori molto ampi, indipendentemente dall'induzione, per cui il box plot è più ampio e più largo e quindi sono molto sovrapposti, a differenza non è significativa. Vuol dire che altre variabili giocano nell'alzare cumulativamente il rischio di taglio cesareo, sostanzialmente in una popolazione che già per le proprie caratteristiche intrinseche è a rischio di avere un taglio cesareo. Negli AGA invece vediamo che i box plot sono più stretti, più concentrati, il rischio è più significativo perché partono da un valore di rischio di taglio cesareo nei non indotti che è più basso rispetto al gruppo non indotto LGA. L'altro outcome che abbiamo valutato è il rischio di emorragia postpartum. Come vediamo, nel gruppo LGA è del 26,7%, nel gruppo dei normopeso è del 9,2%, quindi risulta essere maggiore e questo rischio aumenta anche in entrambi i casi in presenza di induzione. All'analisi multivariata, quindi l'induzione, la parità e la presenza di macrosomia e il BMI risultano predittivi, la nulla parità risultano predittivi di emorragia postpartum. E di fatto vediamo come nel grafico a dispersione l'effetto del BMI è sempre incrementale sul rischio. All'aumentare del BMI da 20 a 45, il rischio di emorragia postpartum aumenta dal 10 al 12% negli AGA, dal 25 al 29% negli LGI. Quindi in entrambi i gruppi, indipendentemente dal peso fetale ed indipendentemente dalla parità. Cosa che ci risulta ancora più evidente quando vediamo il grafico dei box plot, in cui vediamo appunto che l'induzione si associa a un aumento del rischio di emorragia postpartum per ciascun gruppo, con un effetto sicuramente maggiore negli LGA. Quindi le nostre conclusioni quali sono? Che nel gruppo dei feti con grandi per epoca gestazionale abbiamo registrato un aumento del rischio di taglio cesareo intrapartum e di emorragia postpartum rispetto ai feti normopeso. E questo effetto è anche maggiore in caso di nulliparità, età materna avanzata e BMI elevato. L'effetto dell'induzione sul rischio aggiuntivo di taglio cesareo intrapartum nel gruppo LGA non sembra essere rilevante, ma d'altra parte l'opzione dell'induzione per questi feti deve essere considerata attentamente, dato che l'induzione si associa a un aumento del rischio di emorragia postpartum che abbiamo visto essere nella media del 9%, valore che aumenta in presenza di un BMI elevato. Di conseguenza è importante, poiché l'induzione non appare essere una metodica priva di rischi, è importante definire i criteri di selezione della popolazione da indurre e l'epoca gestazionale più appropriata alla quale proporla. Ed è per questo motivo che in Mangiagalli è stato attivato un servizio di screening di secondo livello per i feti con sospetta macrosomia identificati al momento della presa in carico 35-36 settimane, per cui queste donne vengono iniziate nell'ambulatorio specifico Macrodia dal nome del trial multicentrico internazionale che stiamo conducendo in collaborazione con l'Università del Cairo, la professoressa Rasha Kamel, e con l'Università di Pisa, il professore Khaled, nel quale appunto prevediamo di individuare le pazienti con un peso fetale stimato superiore all'85 percentile. Al momento della visita valutiamo una serie di caratteristiche antropometriche, altezza, peso, distanza, sinfisi, fondo e ovviamente rivalutiamo ecograficamente la biometria fetale. Ma in questa sede valutiamo anche la pelvimetria materna, non soltanto con le misure di semiotica tradizionale, ma anche ecografica, come già illustrato precedentemente dal professore Ghi. Quindi valutiamo ecograficamente la coniugata ostetrica e misuriamo con l'ecografia tridimensionale, ma effettivamente si può fare benissimo anche in una bidimensionale, la grandezza dell'angolo sottopubico.
La paziente viene candidata quindi all'induzione del travaglio in due casi: in presenza di un peso fetale stimato superiore al 95esimo percentile o in presenza di un peso fetale stimato superiore all'85esimo percentile, in presenza di uno dei seguenti indici materni sfavorevoli: altezza materna inferiore a 1,55 m, angolo pubico inferiore a 100 gradi e coniugato ostetrica misurata ecograficamente inferiore a 11 cm. L'endpoint primario quindi è valutare questa volta l'indice dell'incidenza del rischio di taglio cesareo intrapartum in una popolazione di feti grandi selettivamente valutati e inviati per induzione. Quindi sulla base di criteri clinici ed ecografici abbiamo creato quindi un algoritmo, quindi in base a un propensity score diamo un punteggio e valutiamo quale donna deve essere candidata all'induzione. Ovviamente gli outcome secondari sono la percentuale di parti operativi, di lesioni dello sfintere anale, di emorragia del postpartum e ovviamente gli indici di neonatologici, ovviamente il rischio di distocia di spalle o di danni al plesso brachiale. E mi auguro di poter presentare questi risultati di questo studio al prossimo Mangiagalli Journal Club. Ringrazio moltissimo il professor Ferrazzi per l'ideazione dello studio, il professor Farina per il disegno della metodologia statistica, l'elegante analisi dei dati e il dottor Iurlaro e la dottoressa Gigli perché insieme a me hanno contribuito a realizzare questo studio. Grazie Floriana. Se Paolo è d'accordo, aprirei la discussione con i partecipanti ed eventualmente con il panel dei colleghi che hanno presentato questi bellissimi dati oggi. Allora, dalla chat non ci sono domande. Io avrei una domanda di metodo e vorrei chiedere ai colleghi. Il concetto di aumento di peso del feto nelle ultime settimane, metodologicamente, come è stato dimostrato? Perché se è stato dimostrato con il peso alla nascita, ovviamente temo ci sia un bias di, come dire, autoreferenzialità, no? Perché se immaginiamo che il parto è determinato dallo stress metabolico fetale, che quindi attiva, non avendo un'adeguata alimentazione attiva i recettori decoi al progesterone con lo stress che sviluppa, è difficile immaginare che continui a crescere regolarmente. Questo dal punto di vista biologico. Se dal punto di vista metodologico il peso è stato stimato in base alla nascita, beh, questo è una, come dire, una profezia che si avvera. Ovviamente il bambino che nasce a 41 settimane in un travaglio spontaneo sarà cresciuto di più perché stava bene in utero, e quello che è nato a 38 perché non stava bene in utero e ha sviluppato i recettori A al progesterone. Cosa mi dite di questo? Domanda. No, sono una delle tante domande che la nostra generazione, sicuramente i giovani colleghi che stanno ascoltando, potrebbe rispondere. Prego. Federico? Professore, non la si sente. Scusate, stavo cercando di recuperare la slide. Ovviamente ci sono vari modi. Quella slide che ho fatto vedere prima di quel modello sono 132.000 gravidanze reali negli Stati Uniti, quindi questa immagine sono pesi alla nascita. È un modello basato su pesi alla nascita, ovviamente osservati. Forse vuole parlare Tullio, però il problema che c'è con i dati, diciamo, ecografici sono che ci sono molti pochi lavori che hanno tanti dati a termine, dopo le 37-38 settimane. Molte curve, ad esempio, se ricordo bene, Intergrowth si ferma a 40, non ha pesi a 41-42, e lì probabilmente l'aspetto anche tecnico dell'accuratezza della misurazione, delle misure biometriche ecografiche, diventa rognoso. Io voglio fare una domanda a Tullio riguardo praticamente a quello studio
che avete fatto sulla circonferenza cranica e la coniugata ostellica, ma che poi lo faccio anche a Federico. Cioè, quando praticamente una donna in sala parto arriva con tutta una serie di dati che praticamente dimostrano che c'è una, diciamo così, dei criteri sfavorevoli, quanto gioca poi alla fine questo sull'atteggiamento psicologico della donna, cioè dell'operatore, che è un po' quello che parlava prima Federico? Sì, questo studio che abbiamo condotto noi, così come tutti quelli che noi facciamo per l'Eco Intrapartum, prevedono che colui il quale fa le misure non è colui il quale è coinvolto nella gestione clinica della paziente. Cieca, cioè nel senso chi Esatto. gestisce il travaglio non Cioè, sa. c'è una persona dedicata allo studio che nel momento in cui la donna arriva in sala parto, di solito è quello che, cioè su queste donne che avevano fatto la misura della coniugata ostetrica, la cartella aveva un bollino. Veniva chiamato questa persona responsabile dello studio, erano un paio, tanto che non è un reclutamento consecutivo, è un reclutamento fatto quando c'era in ospedale la persona dedicata, faceva la misura della testa e poi i dati venivano in qualche modo annotati e la paziente veniva gestita poi in modo blind dall'operatore. Ok. Questa non è sicuramente una novità, lo conosciamo, un problema che conosciamo benissimo per i piccoli, per tante altre cose che facciamo, in realtà in molte cose che facciamo in medicina. Secondo me questo effetto è ancora più evidente in sala parto perché è un ambiente in cui i nostri modelli quantitativi sono molto ridotti. Tutte le volte che iniziamo a parlare di valutazione dell'operatore, esperienza dell'operatore, significa che abbiamo dietro una possibilità di quantificare, una possibilità di predire molto, molto limitata e sicuramente in questo l'esperienza di tutti quanti, l'aspetto psicologico è quello, cioè, mi arriva la paziente, magari un pochino difficile da valutare perché è sovrappeso, ho fatto le manovre di Leopold, non mi sembra tanto grosso, ma il fatto che sia arrivata lì, sia stata indotta perché ha lo spettro macrosoma, se devo decidere se fare la ventosa o meno, è un qualcosa che in qualche maniera comunque rientra nel mio processo mentale, magari nemmeno in maniera cosciente, ma mi influenza. Ma se ci pensate, questo è un problema che sussiste per tanti aspetti. Lo studio, quello che ha fatto molto discutere, quello studio francese di Popowski e Rosenberg sulla determinazione rutinaria della posizione dell'occipite in travaglio con l'ecografia, che ha dimostrato che quando sai che un feto in occipite posteriore non solo cosa non migliora gli esiti clinici, ma aumenta il tasso di tagli cesarei, parti operativi. Perché evidentemente è così. Però ecco, secondo me questo attiene un po' a quello che dicevate un po' tutti e che aveva un po' anche, su cui aveva chiusato Enrico, cioè noi stiamo crescendo grazie alla tecnologia, grazie all'evoluzione delle conoscenze culturalmente. Adesso il problema è la gestione delle informazioni, cioè come trasformiamo le grandi informazioni, le nuove informazioni che abbiamo in dei protocolli di gestione che siano virtuosi. E il vero punto di critico è proprio questo qua, cioè non perché l'ecografia in qualche modo identifica i feti piccoli, i feti grandi o eventualmente, è come il modello di Groban nelle precesarizzate, è ovvio che se una donna è motivata al taglio al Tollak, ha una pagella sfavorevole, sai, se a quel punto lì tu dici guarda, ho fatto lo score, questa ha una probabilità di partorire che è del 5%, del 10%, insomma, arriva lì, è una festa, dopo 3 secondi che rimane piantata la cesarizia. Noi dobbiamo passare a questa modalità adesso, la gestione virtuosa delle informazioni che raccogliamo. E secondo me non è semplice, ma insomma è il passo successivo. C'è un'altra domanda, secondo me, di fondo, e sono i dati che mi pare presentato Federico sul taglio cesareo in travaglio, no? Sono dati che sono stati ottenuti overall sul cesareo in travaglio, non sul cesareo in travaglio per macrosomia o arresto Forse erano i del miei, io avevo presentato, non lo so, io avevo Ci sono fatto due questo. Federichi qua, devi specificare quale Federico segue. Non ho Capito. Tullio l'ha presentato, ha Tullio, presentato Tullio, Tullio. sì. E Anche qua io noi avevo fatto dobbiamo vedere i ricordare dati di Villar sul. l'aumento delle placente a crete per crete è legato sostanzialmente all'aumento dei cesarei fuori travaglio, perché
prima degli anni 90 la placenta creta per creta era un'assoluta eccezione, forse ne avremmo vista una o due nel corso di decenni. Oggi è un evento, come dire, ragionevolmente, diciamo uno su 400, uno su 500 nei parti successivi. Questo è importante. Dall'altra parte però è importante e pochi studi evidenziano i danni materni dal parto da macrosomia, no? E quindi, come dire, è anche veramente difficile tenere assieme tutte queste cose. I danni materni della macrosomia dipendono tantissimo dagli skill delle nostre ostetriche, no? Certo. Ricordo una chiacchierata che abbiamo fatto con questo collega inglese che rilevava come Lens On in Finlandia negli anni 10 e Lens Off in Norvegia faceva sì che ci fosse il 3% di oasis in Norvegia e lo 0,2% in Finlandia. Quando la moda dell'Hands Off è entrata anche in Finlandia, sono arrivati anche loro allo 2% di danni sfinteriali, no? Quindi veramente, ecco, queste grandi misure che siamo oggi in grado di fare ci ripongono dei problemi che aveva già l'ostetricia classica e che oggi sono aggravati dall'obesità e come faceva benissimo vedere Federico, ritorno sul problema, sul dismetabolismo, cioè la low grade inflammation che interessa una donna su quattro che inizia la gravidanza, no? E quindi queste condizioni oggi sono diventate anch'esse più frequenti di un tempo. Io personalmente non ho nessuna risposta e sono soltanto avido di studi che sono difficili da fare perché appunto la sala parto è una trincea, dove c'è la combinazione di un'immagine del parto da parte della donna, gli skill e l'ostetica presente, gli orientamenti del ginecologo e i protocolli. Non a caso li metto alla fine perché naturalmente i protocolli si basano su criteri diagnostici e i criteri diagnostici possono essere, come dire, post hoc difficilmente controllati. Ecco, quindi è un convincimento culturale che alcune cose possono essere giuste o altre sbagliate, no? So, abbiamo visto, ad esempio, quando abbiamo introdotto il CRB per l'induzione, ci è voluto quasi un anno a convincere i colleghi che il CRB fosse un buon metodo di induzione rispetto a dosi ripetute di prostaglandine. Quindi, come dire, in sala parto si fa quello che si sa fare, no? Detto questo, un'ultima parola è che il cesareo non è una complicanza della gravidanza, è un modo di nascere e anche questo andrebbe tenuto in considerazione a fronte di un'informazione corretta e di alla donna e di come dire, nozioni adeguate quando la donna pianifica il parto e come pianificare il parto. Certo. Lascerei la parola alla dottoressa Carbone. Grazie. Volevo aggiungere anche a proposito di effetti psicologici che molto delle reazioni delle pazienti quando vengono da noi, questa è la mia esperienza proprio della daily practice, è di come sono state consulentate, come arrivano all'ambulatorio di valutazione appunto della crescita e dell'eventuale induzione. Molte sono in qualche modo preorientate verso addirittura l'idea di un taglio cesareo, altre sono spaventate dall'idea di avere più rischi e meno benefici dell'induzione proprio perché il bambino si porta grande e quindi questo è un altro aspetto psicologico che pesa sul counseling e sulla scelta, sia bilateralmente, sia da parte della paziente che da parte del medico. Parole sante, cioè nel senso che se la donna arriva già con un progetto di taglio cesareo dato dal suo ginecologo che l'ha seguita sul territorio, anche se noi la vediamo a 36, 37, 35 settimane e per noi è tutto diverso, difficile far cambiare l'idea a questa donna, in quanto che arriva già con un programma ben preciso. Questo vale per tutti i problemi, non solo per il large, o per il TOLAC, per le cardiopatiche, eccetera, eccetera, per tutti i vari setting nel quale praticamente o la consulenza riusciamo a farla fin dall'inizio della gravidanza, oppure è difficile poi cambiare nella mente della donna il programma del parto nelle ultime settimane. Sono d'accordo. C'è una mano alzata del professor Vercellini. Vi ringrazio moltissimo per queste presentazioni veramente estremamente informative. Io ho alcune considerazioni da fare. Intanto, riprendendo
Riprendo quello che è stato presentato come effettivamente lo studio più importante, lo studio randomizzato multicentrico condotto in 3 paesi e 19 centri, Boulven. E c'è un editoriale di accompagnamento di commento di questo trial che dice: la questione fondamentale è il numero, il number needed to prevent a rare outcome, il number needed to treat. Quali sono quindi i trade-offs tra benefici e danni dell'intervento verso il l'expected management? Secondo i calcoli derivanti da questo trial, bisogna indurre 25 donne per una impending macrosomia, cioè per una presunta macrosomia a termine, per prevenire un caso di distocia di spalla. A me sembra un trade-off assolutamente accettabile, ma poi dopo ci arriviamo. Il trattamento di un neonato, di un neonato in più con fototerapia per la prevenzione di un caso di distocia di spalla. Allora, ognuno di noi può avere background diversi, opinioni diverse, obiettivi diversi. Ognuno di noi è biased in un senso o in un altro. Ed è evidente che, ma è giusto che sia così, che è giusto in termini generali, dal punto di vista filosofico, che chi si occupa di ostetricia ovviamente abbia uno sbilanciamento ideologico a favore del parto vaginale, ci mancherebbe altro. Tuttavia, in tutte queste presentazioni professionalmente ineccepibili, veramente apprezzabili e informative, io noto un grande assente, che è la donna. Allora, continuiamo a parlare, tutto il mondo della medicina parla di patient reported outcomes, cioè tutti gli studi devono avere come outcome principali outcome che interessano ai pazienti. Ora, io faccio fatica a immaginare trial che abbiano come outcome un insieme di... adesso purtroppo non lo trovo. Ecco qua, un insieme di... distocia di spalla, frattura della clavicola, danno al presso brachiale, emorragia intracranica o morte. Ma sentite, ma chi nelle nostre sale parto può immaginare di avere un outcome di questo genere? Quando avviene una cosa di questo genere, e veramente io apprezzo, non avviene, ma voglio dire, se avvenisse, io sono sicuro che Enrico Ferrazzi rivolterebbe la sala parto come un calzino, farebbe riunioni infinite e via dicendo. Cioè, non si può considerare, ai miei occhi, non si può considerare come un outcome previsto una differenza di questi eventi, che sono eventi rari, che non possono, ai miei occhi, in una sala parto di un paese come il nostro nel 2022 essere considerati come un elemento di studio, dovevano essere considerate come delle catastrofi, l'emorragia intracranica, la morte del bambino, non si può immaginare, a parte il fatto la rarità, e quindi cosa facciamo? Studi con dentro 6.000 donne da una parte e 6.000 donne dall'altra. Uno, la motivazione del nostro studio condotto sulle donne che hanno partorito in mangiagalli un feto maggiore di 4 kg era proprio questa, e noi l'abbiamo dichiarato nel testo, e cioè volevamo spostare l'attenzione dal bambino, che ci mancherebbe altro, che noi non c'è
come posso dire, per quanto adesso gli eticisti incomincino a criticarlo, ma il concetto del clinical equipoise deve essere per forza alla base di qualsiasi studio dal punto di vista etico. Non possiamo immaginare che come obiettivo dello studio noi dimostriamo che c'è un vantaggio di questo tipo. Cioè, non possiamo considerare ai miei occhi questo come un outcome. Per cui avevamo spostato tutto sulla donna. Come ha vissuto la donna il suo parto? È stata contenta o non è stata contenta? Rifarebbe quell'esperienza? La consiglierebbe a una sua amica? Questi sono tutti outcome centrati sulla paziente, tra virgolette, che danno una dimensione di come è stato vissuto il parto in queste circostanze. Perché al di là di tutti i bei dati che sono stati dimostrati, alla fine poi quello che diceva Enrico è fondamentale nella gestione di questi casi, lo skill, perché una distocia di spalla vera mette i brividi a chiunque, e se non si è sufficientemente bravi, che sia l'ostetrica, che sia il ginecologo che assiste in sala, a gestire queste situazioni, veramente le cose si possono complicare, e non soltanto in termini di fratture di clavicole, di danno al plesso brachiale, ma anche, e non è poca cosa, in termini di estensione delle lacerazioni perineali, di perdite di sangue, di incontinenza urinaria, di incontinenza fecale, di incontinenza ai gas a lungo termine non correggibile dopo lesione sfinteriale a tutto spessore. Tutte queste sono cose estremamente importanti ai miei occhi, che devono far parte, devono essere considerate nell'ambito di un'ostetricia moderna che tenga conto della posizione della donna gravida e che tenga conto di cosa lei pensa. E quindi questo number needed to treat, abbiate pazienza, ma se io fossi una donna gravida con un sospetto macrosoma, il number needed to treat me lo decido io, non me lo voglio far decidere da altri. Qual è, a che punto io voglio mettere l'asticella è molto individuale, per ogni donna può essere una cosa diversa, ma come diceva giustamente alla fine dell'editoriale, l'ultima frase editoriale era: clinician and patients will need to engage in shared medical decision making based on a common theme in obstetrics, imperfect but intriguing new evidence. Cioè, l'evidenza è imperfetta e noi dobbiamo, come dico sempre, dobbiamo sempre avere molta precisione nel definire l'imprecisione. Quindi, per carità di Dio, certamente ci sono dei limiti nella previsione del peso a termine, non ci sono dubbi, ma noi dobbiamo comunicare questo alla donna gravida, perché il difetto di stima può essere da una parte e dall'altra. Il bambino certamente può essere più piccolo e quindi noi abbiamo fatto tutto per nulla, ma può anche essere più grande. Quindi, siccome una previsione di una presunta macrosomia a termine può essere fatta, perché se 10 anni fa, 15 anni fa addirittura, perché era iniziato molto prima il trial, in 19 centri di 3 paesi diversi hanno reclutato donne per questo studio sulla base di una previsione di peso ecografica, io devo immaginare che oggi si possa fare ancora meglio. Quindi noi comunque questo abbiamo e su questo ci dobbiamo basare. Poi, se con una previsione oltre i 4.000 grammi, un quasi 2% di rischio di distocia di spalla, sia tanto o poco, questo non lo dobbiamo decidere noi, questo lo deve decidere la donna, sapendo, e abbiamo stime precise su questo, cosa vuol dire avere una distocia di spalla, cosa consegue a una distocia di spalla. Tra parentesi, ripeto, teniamo conto che la distocia di spalla non è che telefona una settimana prima,
dicendo: guardate che alle 2 di notte ci sarà una distocia di spalla. La distocia di spalla capita quando capita, nell'ospedale dove capita, con l'assistenza ostetrica che c'è, che è presente al momento. Quindi, distocia di spalla è qualcosa che va preso con, ovviamente tutti noi la prendiamo con estrema serietà. Va fatto un bilancio tra la situazione clinica e chi può assistere quella situazione clinica. In ginecologia è inutile sostenere che si può fare un'isterectomia vaginale anche con uteri fibromatosi di 14 settimane, di 16 settimane. Sì, certo che si può fare. Poi vediamo chi lo fa però. Quindi dipende tutto anche dagli skill, come diceva Enrico. Infine, sfortunatamente o fortunatamente, come diceva anche la nostra Irma Foriana, le donne oggi sono piuttosto informate su queste situazioni e nella nostra esperienza difficilmente accettano di essere incluse in uno studio randomizzato di questo tipo. Sono riusciti a farlo nei paesi nordici, dove generalmente l'accettazione a entrare in un trial è maggiore rispetto all'Italia, ma temo che non sarà semplice, insomma, poter immaginare uno studio di questo tipo. Ma di nuovo, e adesso questo è il mio lunghissimo inciso, davvero io vorrei tanto poter vedere la donna e la sua opinione al centro. Quindi una corretta informazione, i dati ci sono, li avete veramente mostrati e commentati meravigliosamente. Ci sono veramente molti, molti dati su cui con semplicità cercare di dare una piena informazione alla donna che alla fine insieme a voi cercherà di identificare la scelta di parto, perché come diceva giustamente Enrico, il cesareo è una modalità di parto, non deve essere vista come una complicazione necessariamente, ma una scelta consapevole di fronte a queste situazioni. Per cui insieme la donna e l'ostetrico curante decideranno poi quale sia la strada giusta da intraprendere. Io chiedo veramente scusa per questo mio lunghissimo intervento, ma Enrico sa benissimo che su questo punto io... Da molti anni, per molti anni ho condotto una lunga e assolutamente fallimentare battaglia. Professor Ferrazzi, il microfono. Diciamo, lo studio che stiamo attivando non è uno studio randomizzato, è un propensity study, nel senso che macrosoma con indici pelvici sfavorevoli viene indotto, 97esimo centile con indici pelvici favorevoli si può accettare un expected management, quindi non è uno studio randomizzato. Quindi è spiegare alla donna che ha un bambino che può pesare 3,8 kg, 3,9 kg, 3,750 kg, 4 kg, ma ha un bacino compliante e quindi si può attivare un percorso di attesa. Il problema naturalmente è poi la gestione clinica. Ecco, è chiaro che quando io so che ho un bambino grande, dovrebbe essere chiaro, quando ho un bambino grande con i limiti di stima, ho un'evoluzione del travaglio e ho un arresto della fase attiva del secondo stadio, nulla mi impedisce di mantenere un programma del parto che va verso il cesareo, evitando appunto le situazioni complesse di, che non è più un cesareo in travaglio, ma un crash cesarean section, cioè un cesareo dopo ventosa o un cesareo con feto. Ecco, questo dovrebbe entrare nella logica clinica, no, del fatto che si fa un programma di parto discusso con la donna e si dice, beh, un bambino può pesare 3,9 kg, 50 kg, o magari di più. Vediamo come evolve il travaglio, se il travaglio evolve regolarmente e l'impegno ugualmente, la fase passiva non supera un certo numero di tempo e avviene l'impegno, possiamo valutare se andare, altrimenti ci si ferma e si evitano situazioni. Quindi giustamente il programma del parto andrebbe condiviso, deve essere condiviso con la donna e credo che questo studio va in questa direzione. Come vedi gli outcome comprendono anche gli outcome della donna,
e non solo quelli fetali, e proprio perché sono importanti, perché un tempo le donne magari accettavano di avere le complicanze che tu dici perché ho partorito e ho queste cose. No, oggi giustamente è considerato un outcome, come dire, non accettabile, no? Quando leggi i lavori nordamericani con un 2% di lesioni del retto, francamente uno si chiede, ma com'è possibile che una donna su 50 esce da un ospedale con una lesione del retto? Quindi credo che questo trial sia abbastanza clinicamente ponderato, include gli outcome della donna e è un propensity study e non è proprio per quello e non è uno studio randomizzato. Sulla parte biologica insisto che a noi mancano invece ancora molte cose da capire. Ad esempio questo studio che diceva in ecografia il sapere che uno circuito posteriore aumenta i cesarei rispetto a quando... Ecco, è uno studio che non ha ad esempio la posizione del tronco, perché la testa è comandata dal tronco, quindi se una testa ha la diazione completa, come avviene normalmente nel 30% dei casi o 20%, è in posteriore, ma il tronco è anteriore, l'impegno avviene in anteriore. Se avviene in posteriore ruota, perché la testa non può girare in 360 gradi la colonna sul tronco, né la testa fa muovere il tronco, quindi è uno studio biologicamente discutibile, così come secondo me il discorso del peso e altre cose che richiederebbero, avendo oggi a disposizione degli strumenti di valutazione più raffinati, richiederebbero rivedere i disegni degli studi, includendo anche la biologia e non soltanto i grandi numeri. Ci sarebbe la mano alzata del professor Ghi. Grazie. No, io volevo dire che queste considerazioni che avete fatto, prima il professor Vercellini e ovviamente anche le tue, sono ovviamente di buon senso, è importante nella medicina di oggi che le decisioni cliniche siano il più possibile condivise, però d'altra parte penso anche al fatto che di fronte ad una paziente che per quanto informata non abbia gli strumenti per poter cogliere quelle che possono essere le conseguenze a medio e lungo termine di un taglio cesareo, che noi in realtà nelle nostre realtà cliniche vediamo, ci sono tante cose che prima non esistevano e che adesso dall'istmocele alla gravidanza su cicatrice cesarea, ai disordini di accrezione placentare, queste sono cose che prima non esistevano e di cui una donna quando si trova lì a dover valutare insieme al medico che modalità di parto le sembra più in linea con la sua percezione del rischio, molte donne di fronte all'ipotesi di un travaglio lungo complesso possono essere portate a dare la loro priorità nei riguardi di un taglio cesareo, il che ovviamente ci pone davanti ad altri tipi di problemi. Quindi io penso che gli studi che si stanno portando avanti sono finalizzati ad affinare sempre di più le nostre capacità di selezionare prima del parto quelle condizioni in cui il rischio di distocia è così alto da giustificare un discostamento dalla pratica clinica corrente, che può essere un cesareo programmato o può essere un'eventuale induzione antepartum. Ma i dati devono essere sufficientemente robusti, non ci si può limitare purtroppo alla stima del peso fatta a 36-37 settimane, perché altrimenti si rischia di fare quello che succede in tanti posti, in tante case di cura, cioè un'epidemia di tagli cesarei che tutto sommato certamente non si può dire che il cesareo sia necessariamente una complicanza della gravidanza, però è una modalità a cui dovremmo ricorrere con parsimonia, perché la nostra bellissima ostetricia nella maggior parte dei casi deve essere capace di selezionare la modalità di parto giusta per quel tipo di paziente che abbiamo davanti. Ci sarebbe la mano alzata del professor Profumo e poi del professor Vercellini. Ma solo un commento di metodo. Quello che ha detto il professor Vercellini secondo me è molto importante e si applica a tanti altri aspetti della nostra attività clinica. Credo che vada affrontata in maniera rigorosa, perché il problema, ed è corretto, non abbiamo per molte cose che facciamo in ostetricia dei dati sulla percezione dei pazienti, su questi famosi patient reported outcomes.
L'attenzione particolare rispetto al problema del parto è che non è infrequente, anche per quegli ambiti in cui abbiamo dei dati, è molto utile secondo me per noi clinici, perché qualche volta è sorprendente, entro certi limiti anche una dissociazione tra quelli che sono gli outcome clinici, quelli che per noi operatori sono sempre molto importanti, e gli outcome riportati dal paziente. Proprio perché appunto al momento parto, la genitorialità, la natalità, è un evento così complesso, mentre in altre situazioni della medicina, soprattutto per le patologie croniche, c'è diciamo più coincidenza tra, chiamiamolo, vissuto dei pazienti e esiti clinici. L'aspetto particolare del travaglio e del parto è una situazione in cui qualche volta, o più frequentemente che in altri contesti, le due cose vanno in direzioni diverse. Per cui è molto importante avere i dati per capire bene. Paradossalmente, la distocia di spalla è più un problema per l'operatore che per la paziente quando viene risolta, qualche volta. Un altro aspetto importante, questo e poi finisco perché era già un pensiero che avevo avuto prima. La nostra tendenza dal punto di vista scientifico è cercare di avere dei modelli predittivi. Qualche volta questi modelli predittivi, perché è più facile costruirli così, li esprimiamo in termini di probabilità dell'evento che ci interessa, probabilità di fare il taglio cesareo e tutto quanto, eccetera. Su questo c'è un'esperienza non da poco, perché conoscete meglio di me tutti quei modelli predittivi sul successo del TOLAC, fatti molto bene, calibrati molto bene, eccetera. Però, mentre il modello predittivo per la preeclampsia o per la sindrome di Down ci serve in una serie di situazioni per degli accertamenti aggiuntivi, guida una serie di scelte cliniche. Ad esempio, il modello predittivo della probabilità di partorire o di fare un taglio cesareo dopo un precedente taglio cesareo funzionano piuttosto bene, ma ci sono varie esperienze. Servono poco per il counseling, perché alla fine, se a quella donna diciamo che la sua probabilità di partorire è del 50-55%, la sua decisione se fare un taglio cesareo elettivo o fare un travaglio di prova sarà molto poco influenzata da quella probabilità, cioè la sua decisione sarà influenzata dal sistema, l'approccio personale, l'approccio psicologico, i suoi valori riguardo alla modalità del parto, che per i quali probabilmente il sapere che la probabilità è del 50, del 70% o del 40% cambiano poco, perché ci sarà quella donna che per i suoi motivi è molto motivata a fare il travaglio, e anche se diciamo che se la probabilità di parto è del 10%, per lei è sufficiente a fare un tentativo di travaglio. Quindi questa è una cosa settoriale, uno strumento che per noi è importante, non necessariamente per la paziente è così importante, nonostante tutti gli sforzi che facciamo per avere quel tipo di dati. Allora, vedo che ha ancora la mano alzata. Sì. Paolo? Intanto non dicevo che il vostro trial, che il vostro studio era un trial randomizzato, dicevo che in generale i trial randomizzati in questo come in altri settori ormai sono parecchio difficili, ma il vostro trial va benissimo, tipo patient preference trial con propensity score matching, va benissimo, sotto, appena sotto come tipo di qualità. In ginecologia ci sono diverse situazioni dove ci sono possibilità alternative. Facciamo un esempio. Endometriosi colorettale. Terapia medica, terapia chirurgica. Spieghiamo alle pazienti, giusto per prendere qualcosa che è più affine alla mia attività, prendiamo in considerazione tutte le possibili complicazioni, facciamo una consulenza alla paziente, dopodiché, nonostante noi possiamo avere una chiara preferenza nella nostra mente, è la paziente che decide. Io sono fortemente convinto che oramai la medicina moderna debba andare in questa direzione. Il nostro compito è di informare nel modo più semplice, nel modo più completo possibile, essendo precisi sulle incertezze.
dicendo, guarda, signora, che su questo non sappiamo, perché c'è tutto un mondo di incertezze in medicina, in tutti i settori. Dopodiché, veramente, anche qui, come è la donna con endometriosi grave che decide dove mettere l'asticella del rischio accettato di complicazione per sottoporsi a intervento chirurgico, la stessa cosa io credo che valga in sala parto. Sarà la donna che deciderà dove mettere l'asticella, informata delle possibili complicazioni di un modo e di un altro di partorire. Penso che noi possiamo avere tutti i nostri modelli predittivi, ma i modelli predittivi non ci devono portare necessariamente a decidere noi la strategia del percorso del parto. Cioè, il modello predittivo deve servire per mettere dei numeri sul tavolo in modo chiaro, che la donna possa comprendere e magari ridiscutere, non soltanto in un incontro, ma anche dopo una settimana, va a casa, ne parla col compagno, ci pensa su, sente un altro parere, torna. Io credo che questo modo di fare medicina sia veramente estremamente importante, il che non significa assolutamente, come posso dire, fare i notai, no? Cioè, io ti metto le carte davanti, tu le leggi, sei d'accordo, firmi. No, 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 è una partecipazione attiva, ci mancherebbe altro. Con empatia. Però, davvero, io credo che ognuno di noi, inteso persona, non necessariamente uomo, ma ognuno di noi, uomo, donna, insomma, devono farsi oggi parte attiva della decisione terapeutica. Quindi sarei personalmente, vedendo le cose dall'esterno, sono molto molto grato per tutte le informazioni estremamente precise che avete fornito. Penso che appunto la donna debba entrare attivamente nel processo decisionale, perché alla fine è lei e il suo bambino che poi sopportano le conseguenze delle scelte che si fanno, insomma, quindi perché non devono essere parte attive? Federico, hai la mano alzata? Sì, io volevo dire questo, sono perfettamente d'accordo con quello che dice il professor Vercellini, ma c'è una variabile molto importante in questo concetto, che è il background e la preparazione e praticamente l'esperienza del medico che fa la consulenza con questa donna. Perché praticamente se uno prende il classico medico che riporta soltanto le statistiche e poi chiediamo alla donna qual è la sua opinione, è diverso rispetto al medico che fa la consulenza a questa donna e dà tutto un background e di esperienza e di valutazione, per cui alla fine la decisione della donna di come affrontare il problema risentirà moltissimo dell'esperienza di quel medico. Cioè, se a un certo punto il professor Ferrazzi, piuttosto che un altro medico, fa la consulenza alla donna, sicuramente la donna valuterà la sua gestione, diciamo così, o come la vede, in base a quella che è l'esperienza di Enrico di fronte a quel tipo di problema. Questo praticamente è lo stesso concetto poi che noi troviamo nelle nostre sala parto, quando c'è di guardia un personale di medici che fanno soltanto ostetricia rispetto a quelli che fanno soltanto ginecologia oncologica. Cioè c'è un altro tipo di empatia da un punto di vista dei medici nei confronti delle pazienti che sono in travaglio. C'è praticamente un altro tipo di atteggiamento di compartecipazione fra medici e pazienti, e questo fa la differenza anche da un punto di vista diciamo dell'esito della donna stessa. Cioè la donna si sente molto più accompagnata e molto più contenta del suo travaglio e alla fine ha un risultato ottimale sia da un punto di vista degli outcome sia da un punto di vista di quello che è la sua sensazione di come ha vissuto il travaglio stesso. Cioè voglio dire che quindi la decisione della donna di come affrontare il problema lo ha anche in base a chi gli fa la consulenza e a che tipo di background ha, cioè quei medici che gli fanno la consulenza. Questa è una mia opinione, non so gli altri cosa pensano, ma credo sia
molto importante questo concetto. Questo però sempre, in qualsiasi settore, chi fa la consulenza, certo. Quindi noi dovremmo fare dei corsi per noi medici per come fare le consulenze. Perché è chiaro che come noi poniamo la consulenza, praticamente mette già la paziente su uno scivolo, di qui o di là. Questo è evidente. Però il problema rimane. Cioè, il problema, cioè, se questo è un nostro limite, allora dobbiamo imparare a fare le consulenze. Ed è veramente, secondo me, triste che sia nel corso di medicina, sia nel corso della scuola di specialità, non esistono corsi che insegnino a comunicare nel modo corretto con i pazienti. Questo, secondo me, è veramente una cosa molto triste. Perché viene dato per scontato, no? Che noi abbiamo il potere innato di capire come mettersi in contatto con i pazienti, cosa comunicare, come comunicare, cosa che non è assolutamente vera. Quindi questo è il problema da risolvere, ma il fatto che la comunicazione al paziente debba essere fatta nel modo più completo, dettagliato e bilanciato, possibilmente non viziato dalle proprie posizioni, questo secondo me deve rimanere un target di ogni buon medico e di ogni buon centro che si occupa di qualsiasi patologia nell'ambito della medicina. Se c'è questo problema, è vero, sono pienamente d'accordo, Federico, quindi è verissimo quello che tu hai detto, dobbiamo cercare di risolverlo. Questo si applica a tutto l'ambito della medicina, che però comunque dovrebbe rimanere come nostro target l'inclusione della donna in una decisione di questo tipo. Secondo me è importante, specialmente quando sento parlare, ho visto i dati presentati da Federico sul tentativo di travaglio in donna con feto macrosoma precesarizzata. Cioè, io sono rimasto, come posso dire, un po' perplesso, ecco, di fronte a questa situazione, e mi chiedo, chissà in quello studio che tipo di consulenza è stata fatta, e vabbè, tutto qui. Adesso vedo che c'è la Floriana che ha la mano alzata, mi taccio. No, volevo allacciarmi a quanto detto, perché quello che si sta invocando effettivamente è un cambiamento dell'approccio paternalistico, se vogliamo, della ostetricia tradizionale versus un approccio più anglosassone di consulenza informata. Però su questo tema, che sicuramente sarà il trend dei prossimi, mi auguro, dei prossimi decenni, si innestano anche due componenti, che poi sottolineava il professor Mecacci: lo skill, la competenza del medico che consulenta, ma anche, io aggiungerei, il background socioculturale delle pazienti. Non dimentichiamoci che abbiamo, almeno in Mangiagalli, almeno il 30% delle pazienti che arrivano da noi provengono da altre etnie o da livelli socioculturali un po' più bassi, in cui è più difficile, nonostante utilizziamo comunque la mediazione culturale, aiutarle a orientarsi o fare in modo che abbiano una scelta completamente individuale, indipendente, sulla base delle evidenze che noi le forniamo, perché spesso sono donne che hanno bisogno di essere, che si affidano completamente, cioè hanno un atteggiamento un po' tradizionale di affidare la gravidanza, in particolare il momento del travaglio e del parto, al personale medico. Quindi bisogna fare un changing in questo senso, una vera e propria rivoluzione culturale, e questo richiederà sicuramente impegno e tempo. Non vi sono ulteriori mani alzate? No, ecco, scusi, mi chiedevo se chiedevo a Paolo appunto se possiamo eventualmente salutarci e uscire da questa mattinata con delle informazioni importanti, con la necessità di capire come la biologia del parto è ferma rispetto a altre discipline mediche, e che quindi l'ecografia, sia come diagnostica per immagini, sia come valutazione flussimetrica, sia come
valutazione molecolare delle condizioni della placenta al parto, c'è tutto un mondo da esplorare, ci sono, e devo dire che i dati che ha portato Tullio sul rapporto tra circonferenza cefalica e diametro ostetico è sicuramente uno di quegli elementi che possono essere introdotti nella donna che teme il rischio di un bambino al 97esimo percentile quando invece è un bacino compliante, quindi sono dati che dobbiamo accumulare, no? E spero che oggi ci siano stati molti giovani, perché è un mondo davvero inesplorato, no? E l'avete visto, alcuni lavori che sono lavori di riferimento in realtà mancano i presupposti biologici adeguati, e quello che stiamo facendo nelle scuole italiane davvero è tanto rispetto al resto del mondo, anche forse perché abbiamo una tradizione ostetrica straordinaria, no? Che è stata un po' abbandonata per quella anglosassone. Abbiamo una tradizione estetica straordinaria, e il fatto che siano gli italiani a pubblicare sull'ecografia l'angolo di progressione è proprio legata all'ostetica classica italiana. Quindi, cara Camilla, hai un futuro di rivolgo a te, ovviamente per rivolgervi a tutti i tuoi colleghi, un futuro bellissimo di scoperte affascinanti, quindi un vero augurio che così i capiscuola che avete sentito oggi vi possano portare in questo mondo. Grazie Enrico. Allora io di nuovo ringrazio tutti voi, perché lasciatemi ritornare su questo punto. Insomma, il Mangiagalli Journal Club oramai è diventato un appuntamento che raccoglie colleghi da tutta Italia, sia tra i relatori sia tra coloro che ci ascoltano, e questo incontro periodico che abbiamo creato insieme a Enrico davvero è un'occasione di rivisitazione di tutti i migliori dati su specifici argomenti, di discussione critica come quella che c'è stata oggi da diversi punti di vista, e credo che sia un momento culturale non solo di aggiornamento, ma anche di crescita culturale per tutti noi che partecipiamo, per cui anche per me sicuramente sono assolutamente molto, molto contento di quello che porto a casa. Ringrazio, colgo l'occasione per ringraziare le persone che rendono questo possibile, che sono Camilla, che oggi è qui presente, Camilla Merli, come dice Enrico, avrà un brillante futuro, e le nostre specializzande Federico Tolini, Agnese Donati, Veronica Bandini, Francesca Giola. Ringrazio il Policlinico, l'Ufficio Comunicazione, l'Ufficio Formazione, che ci supportano continuamente in questa nostra iniziativa, che di nuovo ripeto fornisce 50 crediti formativi all'anno, del tutto gratuitamente, senza il supporto industriale. Non è poco, non è poco. Quindi chiunque può effettuare i propri 150 crediti in 3 anni senza spendere una lira e senza muoversi da casa. Detto questo, vi do appuntamento per il prossimo incontro del Mangiagalli Journal Club, che avverrà il 12 novembre e si occuperà del istmocele, patogenesi, diagnosi e trattamento. Nessuno mi toglie dalla mente che deve essere successo qualcosa nelle tecniche, perché come Enrico ben si ricorda, i cesarei da noi in Mangiagalli, Enrico era con me nei primi anni 80 in Mangiagalli, e si ricorda benissimo che cesarei se ne facevano in quantità, ma chi vedeva un istmocele? Era veramente una rarità, mentre adesso effettivamente è una complicazione frequentissima a medio-lungo termine dei cesari. Avremo tra i relatori Antonio Simone Laganà, da adesso ricercatore di Palermo. Avremo Attilio Di Spezio Siardo da Napoli, avremo Pierluigi Giampaolino, sempre da Napoli, e Massimo Candiani, che
è stato l'ideatore di una tecnica che anche noi abbiamo adottato, che veramente ha semplificato molto e ha reso estremamente efficiente la correzione del dismocele. Quindi avremo questa occasione di avere questi diversi punti di vista e diverse modalità di correzione di questa condizione che oramai tutti noi incontriamo nella nostra pratica clinica. Vi ringrazio ancora moltissimo e vi do appuntamento quindi a sabato 12 novembre alle ore 10, puntuali come sempre. Grazie e buon weekend. Grazie, arrivederci. Grazie a tutti, buona domenica. Ciao Floriana, ciao. Ciao Ricky.